Venerdì 7 aprile 2023 la Chiesa celebra quest'oggi il Venerdì Santo, è il giorno del lutto, il giorno dello sgomento, è il giorno del buio che accompagna la morte di Cristo, prima dell'attesa di quella famosa domenica di risurrezione che quest'anno la Chiesa celebra appunto domenica 9 aprile. Noi siamo qui in diretta dagli studi di TRM Network per raccontarvi i riti della Settimana Santa in Puglia e Basilicata, proprio perché questa ricorrenza religiosa è accompagnata anche da una serie proprio di riti che affondano le radici proprio nella antropologia di questo territorio e ci trasmettono espressioni di fede autentica, espressioni di fede davvero intensa che sono diventati nel tempo patrimonio culturale di Puglia e di Basilicata, insieme a quanto avviene anche in altre regioni, soprattutto nel centro e sud Italia. Quest'oggi vogliamo offrirvi appunto una panoramica di quanto si sta vivendo in queste ore in Puglia e Basilicata, lo faremo con dei collegamenti in esterna e anche in compagnia di alcuni ospiti qui in studio che mi accingo a presentarvi, a cominciare proprio da Maria Cristina De Carlo, che ovviamente non è ospite ma è padrona di casa qui perché appunto è un pilastro della redazione di TRM Network. Ben trovata Cristina. Grazie Filippo per le parole, ben trovato a te e a tutti i nostri telespettatori. E insieme a noi abbiamo Gaetano Armenio di Puglia Autentica, ben buonasera, trovato. Buonasera. Buonasera Gaetano, appunto parleremo insieme a te di come appunto questi riti della Settimana Santa sono diventati davvero un patrimonio culturale importante che ovviamente poi hanno delle ripercussioni, degli echi anche in ambito più turistico, sono diventati ovviamente anche elementi di richiamo. Ecco appunto, volevo chiederti proprio questo, come Puglia Autentica avete avete aperto, diciamo così, uno specchio ampio su questa realtà. Che cosa viene fuori? Beh, quello che abbiamo fatto è stato quello di accendere, come dire, i riflettori su questo patrimonio, come giustamente dicevi tu, di questo patrimonio materiale di cui la regione, la nostra Puglia è ricca. E l'abbiamo fatto raccontando quelli che sono i riti pasquali più emozionanti, quelli carichi di pathos, quelli dove il pellegrino, il viaggiatore può vivere un'esperienza emotivamente davvero forte, carica di forti emozioni. E i riti della Settimana Santa si svolgono in tutti i comuni della Puglia. Noi negli anni abbiamo selezionato, come dire, quei riti processionali che in qualche modo si differenziano per alcune peculiarità tipiche dei vari territori. Tu Filippo sai che, credo che lo sapranno anche i nostri telespettatori, alcune volte è un po' riduttivo parlare solo di Puglia. Prima sui libri di storia la nostra regione, la nostra splendida regione veniva definita le Puglie per questa differenza antropologica, storica, culturale che è riscontrabile nei vari territori. Per banalizzare, la provincia di Taranto è diversa dal Salento, che è diversa dal Gargano, che è diversa dal Foggiano, che è diversa dal Barese. Queste differenze le riscontri anche nei riti processionali ed è quello che noi raccontiamo da anni insieme con Puglia Promozione Associata al Turismo e la Rete dei Comuni, lo raccontiamo al mondo, proprio per un turismo di tipo culturale che è comunque legato alla fede, quello rimane sempre l'elemento fondamentale perché fa parte di un rito collettivo. E quindi è un rito che è intoccabile, che non va contaminato, che va preservato. Sono riti che i nonni dei nostri nonni ce li hanno tramandati e noi credo che abbiamo il dovere di tramandarlo ai figli dei nostri figli. È quello che ci rende diversi, è quello che rende la Puglia o se vuoi il Meridione, terra straordinaria, di grande bellezza. Che poi è una bellezza che vedi nei riti processionali, che vedi nei centri storici, che vedi nelle cattedrali romaniche, che vedi in quelle cornici che accompagnano questi riti processionali. Certo, ovviamente una Settimana Santa che si è aperta già con la Domenica delle Palme. Noi vi abbiamo trasmesso in diretta da Matera la celebrazione appunto delle palme proprio da una delle parrocchie, proprio perché al netto delle grandi cattedrali le parrocchie restano un po' le vere e proprie sentinelle sul territorio di ogni comunità. E poi a seguire vi abbiamo raccontato altri eventi, abbiamo penso ad esempio alla Passio Christi che c'è stata a
Gravina lo scorso sabato, poi per motivi di pioggia è stata, diciamo così, rinviata la Passio Christi di Ginosa, che dovremmo raccontarvi in diretta domani, sempre con questo grande punto interrogativo legato un po' al meteo, Cristina, vero? Sì, certo, Filippo, raccontavi bene, perché noi oggi arriviamo, lo dico anche a Gaetano, che appunto ho avuto il piacere di conoscere proprio poc'anzi, raccontiamo questo Venerdì Santo, lo faremo a breve in diretta proprio dai luoghi e dalle città simbolo, se vogliamo, della nostra regione, ma con una settimana nel quale il nostro racconto proprio legato ai riti della Settimana Santa, e io prima annuivo quando tu raccontavi che ogni città ha la sua caratteristica, ogni comunità vive anche questi momenti in maniera diversa, se vogliamo, danno una lettura proprio diversa, racconta in fondo, Filippo, la bellezza dei nostri territori. Parlo ovviamente Puglia e Basilicata, perché il nostro racconto è stato corale ed è stato anche bello vedere come le varie regioni scelgono anche delle giornate particolari dove poter concentrare determinate uscite, determinate processioni. Prima raccontavi appunto il 5 avremmo dovuto raccontare questa Passio Christi, anzi avresti dovuto raccontare la Passio Christi di Ginosa, il tempo non è stato clemente, però insomma le rappresentazioni non mancano sicuramente in Puglia e Basilicata. Io intanto chiedo alla regia, se siete d'accordo, di mostrarci in diretta le immagini che arrivano da Taranto, perché vorrei ricordare che proprio da Taranto oggi la processione affidata, ecco, come potete vedere, ai confratelli del Carmine, lo fanno ripercorrendo una ricorrenza fondamentale. Sono ben 100 anni che loro, appunto, era il 1923 l'anno in cui proprio i confratelli commissionarono la statua dell'artista leccese Salvatore, leggo proprio per non sbagliare, Sanguegna, e quindi loro dopo 100 anni ritornano anche con questo carico forte di responsabilità, se vogliamo, rispetto a quello che sta succedendo a Taranto. Gaetano, ecco, forse Taranto è una delle città dove la giornata di oggi, misteri, quello che appunto stiamo mostrando in questo momento, è molto sentita, è molto richiama, ecco, il cosiddetto turista religioso, se vogliamo. Beh sì, Taranto, capitale della Magna Grecia, quindi non dimentichiamo anche questo forte valore storico, culturale, artistico di questa splendida città. E sì, a Taranto la Settimana Santa viene vissuta dalla comunità con grande passione, con molta intensità emotiva, anche grazie al lavoro delle confraternite, sulla quale vorrei spendere qualche parola, se non vi dispiace, perché tutti questi riti processionali, diciamo, lo facciamo volentieri, Gaetano, dando però precedenza alla diretta, perché abbiamo proprio in collegamento Alessandra Martellotti, alla quale chiedo di raccontarci un po' il clima, le emozioni, i silenzi, la trepidazione che si vive a Taranto per questo evento. A te la linea, Alessandra. Siamo a Taranto davanti alla Chiesa del Carmine, alle 17 in punto l'apertura del portone della Chiesa del Carmine con l'inizio della seconda processione che caratterizza questi riti, la processione dei misteri. Già uscite le prime statue, io resto in silenzio perché stiamo ascoltando una delle marce funebri, meravigliose marce funebri che caratterizzano il rito tarantino, e rimaniamo in rispettoso silenzio per appunto condividere con la piazza questo momento, che è un momento di dolore, come caratteristico di queste ore del Venerdì Santo. Grazie Alessandra Martellotti. Allora Gaetano, possiamo tornare a parlare magari proprio facendo tesoro di queste immagini che ci giungono in diretta, questo andamento lento, questi piedi scalzi, questa fatica, questo voler, come dire, condividere quella via dolorosa percorsa da Gesù Cristo, che poi sfocia al mattino, al rientro appunto nella stessa chiesa, con questo pianto a dirotto che è anche un po' un pianto liberatorio. Ecco, cosa si vive nelle confraternite? Allora, non dimentichiamo che sono percorsi penitenziari. Io sfiderei chiunque a percorrere per ore e ore le vie dei nostri centri storici a piedi nudi,
o portare sulle proprie spalle quei simulacri sacri che sono, sono pesantissimi, quindi proprio ci vuole uno sforzo fisico notevole. Perché? Perché l'aspetto è proprio quello penitenziale. Quello che prima vedevo la Confraternita del Carmine e quindi pensavo per esempio a tutta l'attività di sostegno sociale che la Confraternita del Carmine svolge a Taranto. Faccio un esempio, distribuiscono ogni giorno 400 pasti ai bisognosi, ma non solo loro, tutte le confraternite svolgono un ruolo di assistenza sociale tramite azioni di volontariato, tramite sostegno a chi ne ha bisogno, senza clamore, nel rispetto del dolore e della sofferenza di chi vive purtroppo momenti della propria vita non proprio felici. E loro sono poi i custodi di queste tradizioni, perché poi, come dire, sono loro che detengono materialmente questi simulacri sacri, provvedendolo anche a restauro, perché sono capolavori d'arte. In sottofondo intanto sentiamo le note della banda che intona queste meravigliose marce funebri che, come dire, rappresentano un ulteriore tassello di quella cultura immateriale, ma che così è preziosa, è importante e arricchisce, come dire, la sacralità di questi riti. A proposito di musica, avremo più in avanti ospite qui in studio il maestro vitaliano Iannuzzi, con cui ovviamente magari potremo approfondire ancora meglio, però siccome l'obiettivo di questa trasmissione credo sia quello anche di coinvolgere chi è a casa con la sacralità di quanto si sta vivendo sul territorio, credo che sia anche giusto, diciamo così, lasciare spazio a qualche nota, come abbiamo sentito. Cristina. Sì, vorrei semplicemente aggiungere, prima appunto di andare di nuovo in diretta a Taranto, che la musica, poi approfondiremo anche più tardi, oggi assume un valore simbolico molto più importante, perché ricordiamo, passiamo dal silenzio assoluto, addirittura dal silenzio del suono delle campane nella giornata di ieri, ad oggi, dove ritorna la musica, le marce funebri che scandiscono proprio non soltanto la processione, ma anche poi quello che sarà il ritrovo poi successivo. Quindi andrei proprio ad ascoltare con tutti voi quello che sta accadendo a Taranto. Godiamoci un po' di musica.
non sono né un contorno né un accompagnamento le marce funebri del rito tarantino, ma sono una parte centrale per far sì che la gente possa immedesimarsi in questa passione, in questa morte di Gesù nel giorno del Venerdì Santo. È proprio lo strumento che fa da ponte tra la comunità e il rito, tra la comunità e il senso più profondo, quello sacro, religioso che accompagna la tradizione. State vedendo la figura dei perdoni, sono incappucciati, sono scalzi, impugnano il bordone, sono figure suggestive che rappresentano appunto il mistero di queste giornate, il mistero di queste ore in cui l'umanità è sospesa in attesa della resurrezione di Cristo. Del Carmine sono uscite le prime statue, saranno 8 in tutto le statue che saranno portate in processione fino a domani mattina. Dopo le prime luci dell'alba ci sarà il tradizionale rientro con i 3 tocchi al portone del Carmine da parte del troccolante che guida la processione per appunto terminare il rito della Settimana Santa. Da Taranto in tutto la linea può tornare in studio. Io ringrazierei anche il nostro operatore video perché, come avete potuto anche facilmente intuire, si sta muovendo nella selva di una comunità molto numerosa. Le immagini così live con qualcuno che anche inavvertitamente passa e transita dinanzi al nostro obiettivo sono parte integrante della bellezza della diretta, vero Cristina? Vorrei riprendere proprio le parole della nostra collega Alessandra Martellotti lì sul posto con Rocco Lombardi che ci sta restituendo queste immagini. Io spesso dico le immagini riescono ad evocare emozioni molto più forti e sentite rispetto alle parole, però più volte la collega ha parlato di comunità. Io vedo una comunità che sta abbracciando, almeno appunto dalle immagini che abbiamo potuto vedere, il percorso di questo, della processione. Ecco, il senso di comunità si fa più forte proprio in queste occasioni. Sì, viene fuori proprio l'identità di, come dire, di un popolo. La comunità si ritrova, si stringe attorno a questi simulacri sacri. Si stringe attorno a un qualcosa che in qualche modo fa parte della nostra storia. Che mi è capitato qualche volta di poter raccontare anche in maniera trasversale. Questa è una delle, ritengo che sia una delle caratteristiche dei riti di Pasqua, soprattutto dei riti di Pasqua, dove al di là dell'essere credenti o meno, al di là delle varie ideologie che ognuno di noi può seguire o può avere, i riti di Pasqua riescono ad aggregare tutti. Questa è la cosa, diciamo, straordinaria. Perché ho cercato negli anni di darmi una spiegazione su tutto questo e credo che questa potrebbe essere una delle tante, ovviamente. Ci si ritrova di fronte a momenti in cui si toccano dei sentimenti molto, molto intimi, che riguardano il dolore, la sofferenza, che riguarda la morte. È ovvio che poi dopo c'è la rinascita, c'è la risurrezione. Però sono sentimenti che ovviamente, per come la vita, la metafora della vita colpisce tutti noi, insomma. Già il nostro vivere spesso ci porta a vivere momenti di grande sofferenza, non siamo noi che li scegliamo, però è la vita che ci pone di fronte a dei momenti drammatici. Per questo i riti di Pasqua riescono ancora oggi ad avere quella sacralità che invece altri riti processionali, magari nel corso degli anni, nel corso, se vogliamo, anche dei secoli, si è un po' perso. Non si possono banalizzare i riti della Settimana Santa,
capisci? È qualcosa che proprio per questi sentimenti che tocca è difficile che possano essere contaminati o che tutto si possa ridurre a, perdonami la battuta un po' stupida, che ne so, a patatine fritte e ketchup, perché il momento è drammatico. Gaetano, a proposito appunto di momenti, io darei appunto nuovamente precedenza alla diretta, proprio perché c'è, è il momento della preghiera. Live. Una tua risposta, perché se anche tu ci abbandoni, noi non sappiamo più a cosa aggrappare la nostra speranza. Amen. Appena conclusa la preghiera di Don Marco Gerardo, parroco della Chiesa del Carmine, lo avete sentito, la richiesta «Dio, dove sei di fronte alla sofferenza degli innocenti?» è la domanda che tutta la comunità di Taranto, ma tutta l'umanità si pone in questo periodo storico in modo particolare, con tanta sofferenza che è stata ricordata anche ieri dal Vescovo Monsignor Filippo Santoro in apertura della prima processione, il pellegrinaggio di Maria Santissima Addolorata, quando ha ricordato la strage dei migranti e delle morti nel Mediterraneo, ha ricordato la guerra in Ucraina, le persone ammalate, tutte le sofferenze della comunità di Taranto note alla cronaca. Lo stesso Don Marco Gerardo, il pensiero va a chi soffre in questo momento in cui appunto si ricorda la morte di Gesù. Un ricordo che naturalmente volge lo sguardo speranzoso alla resurrezione, certi che Cristo vince la morte. Tutto intorno, lo vedete, i tarantini si sono raccolti, ma non solo, tante sono le persone che giungono anche da fuori per vivere questo momento così intenso, così forte e profondo per la comunità. Tantissime sono le persone anche che si affacciano su questa piazza dai balconi, ve le stiamo mostrando con l'aiuto del nostro cameraman, proprio perché in qualsiasi modo si cerca di partecipare al mistero dei riti della Settimana Santa di Taranto, di questa giornata del Venerdì Santo. Grazie dunque ad Alessandra Martellotti, lo ricordiamo per quanti si fossero messi alla visione di TRM Network soltanto adesso, vi stiamo raccontando i riti della Settimana Santa in Puglia e in Basilicata, lo faremo attraverso questa trasmissione che ci porterà in alcuni luoghi, appunto a Taranto, poi più tardi a Ginosa, ma soprattutto anche avremo tanti contributi, vero Cristina, che ci raccontano quanto è già avvenuto o sta avvenendo in questi giorni anche in altre comunità. Sì, certo, poi vorrei ricordare che a brevissimo proprio ci collegheremo con Ruvo di Puglia, una città in provincia di Bari, proprio per raccontare anche da lì in diretta la processione dei misteri, nonché a Grottaglie. E niente, tornando insomma anche a quello che sta accadendo in queste ore, se vogliamo, prima parlavamo di comunità e di come i riti vengono visti e letti. Anche nella giornata di oggi lo stiamo vedendo, la processione di Taranto è partita alle 17 e finirà domani mattina, quella di Ruvo più tardi, quindi anche ogni comunità ha scelto, se vogliamo, di vivere questa giornata in maniera differente. Sì, anche in queste ore, per esempio, sul Gargano, a Vico del Gargano, dopo la processione delle 5 addolorate che c'è stata stamattina all'alba, tu immagina 5 addolorate che si intrecciano nei vari vicoli di Vico del Gargano, con i canti dei confratelli in dialetto vichese, di questo miserere cantato a squarciagola. Adesso riparte da capo la processione con il Cristo morto
e partono da capo con questi canti che accompagnano i simulacri sacri, così come tra poco a San Marco in Lamis, questo paesaggio dantesco, queste fiamme che seguono la processione del Cristo morto e della Dolorata, oppure a Troia con i cinque penitenti di Troia. Ecco, stai anticipando qualcosa che io, se posso, vorrei far vedere proprio ai nostri telespettatori, perché il nostro collega Ciro Dattoli ha realizzato proprio un contributo che racconta quello che è accaduto proprio a Cerignola, a Troia e a San Severo. Quindi io vi vorrei far vedere proprio quello che è accaduto questa mattina in questi tre comuni del Foggiano. Andiamo avanti con il contributo numero 14. Perché scalzi? Perché noi siamo i penitenti. Scalzi, in un gesto non solo simbolico di penitenza e sacrificio. La processione dei misteri a Cerignola attraversa le strade centrali la mattina del Venerdì Santo, in un corteo che raffigura le varie tappe della passione di Gesù sino alla morte in croce. Spicca la figura del Cristo rosso, sempre scalzo, barcollante sotto la croce di legno, un ruolo che si tramanda di padre in figlio nella sua rappresentazione. Per noi è fede. Poi dipende dalla prospettiva, ma per noi è fede. Ai misteri si accompagna di giorno la Madonna Addolorata. Dalla forte connotazione religiosa e sociale, la processione precede quella serale con la Desolata che esce dalla storica chiesa di San Francesco prima della processione di Gesù morto. Ho visto tanta gente. Ma perché è fede, tradizione, anche superstizione, che cosa è? Secondo me è tutte e tre le cose, cioè è fede, è tradizione e anche superstizione, perché noi a sud siamo molto legati ai riti della Settimana Santa, infatti a sud sono molto molto sentiti e ce li invidiano soprattutto, ed è bellissimo mantenere le tradizioni anche appunto col passare degli anni. Molto suggestiva la processione dell'incontro tra le statue del Cristo flagellato alla colonna e la Madonna Addolorata che va in scena sempre nel Foggiano a San Severo. I due simulacri si muovono per le vie centrali in due diverse processioni che partono ancor prima dell'alba ed attraversano il paese in un rito antico. Caratteristico l'incontro finale, ultimo ricongiungimento inframmezzato dalla pesante croce di legno portato a spalla da un penitente. Anche a Troia riti e tradizione si fondano oltre la fede. È emozionante il percorso penitenziale di cinque personaggi incappucciati scalzi e con delle pesanti catene legate ai loro piedi, ognuno dei quali rappresenta uno dei cinque misteri dolorosi. Portano sulle spalle la croce a testimonianza del Calvario del Cristo. I riti della Settimana Santa in Puglia e Basilicata, torniamo in diretta per raccontarvi quanto si sta vivendo in queste ore nei comuni di Puglia e di Basilicata, in queste ore così particolari per la cristianità, in cui si ricorda la morte di Gesù Cristo. Come dicevamo, è un momento di sgomento per certi versi. Le immagini che vedete nel LEDUOL qui alla mia sinistra ci giungono in questo momento da Ruvo di Puglia, comune del Barese, appunto, dove si sta vivendo questo momento comunitario di grande suggestione. Ecco, vedete questo andamento oscillante che accomuna un po' tutte le processioni del Venerdì Santo. È un andamento che simula davvero il dolore, quello stesso dolore che Gesù Cristo ha vissuto a Gerusalemme nella sua via dolorosa fino a giungere appunto sul Golgota, dove poi è stato crocifisso e dove oggi sorge la
meravigliosa Basilica del Santo Sepolcro, che unisce appunto il luogo della crocifissione con il luogo dove poi il corpo fu deposto e poi successivamente non ritrovato, appunto in virtù della resurrezione dell'Altissimo. Dunque, queste sono le immagini, come detto, che vi giungono da Ruvo, esattamente come pochi minuti fa vi abbiamo fatto vedere appunto in collegamento da Taranto con la nostra Alessandra Martellotti. Cristina, come dire, sono immagini che si somigliano per certi versi, ma come il nostro ospite Gaetano Armenio ci ricordava, sono anche profondamente diverse da comunità a comunità. Sì, beh, nel Tarantino l'elemento predominante è la lentezza, quella lentezza che ti toglie il fiato, rispetto invece ai momenti di catarsi collettiva che si vive per esempio sul Gargano o su quello che accadrà domani nella Puglia imperiale di Federico II a Canosa di Puglia con la processione della Desolata, 400 donne che cantano questo canto straziante, tutte vestite di nero, il volto coperto con questo velo nero, è un'immagine veramente molto, molto forte. Oppure, per rimanere nella zona del Barese, ci sono i 110 crociferi di Noi Cattaro che per tutta la nottata si avvicenderanno per le vie del centro storico, seguendo questo percorso penitenziale, accompagnato dal falò che è stato acceso ieri sera. Insomma, e il parterre devo dire che è molto variegato. Questo, come dicevo prima, proprio per queste differenze storiche, antropologiche che esistono tra i vari territori. Se poi a tutto questo ci aggiungiamo la cornice della bellezza dei nostri centri storici, di queste cattedrali romaniche, come può il viaggiatore, il turista non rimanerne affascinato da questo racconto? Perché poi alla fine cosa sono i riti Pasqua? Il momento in cui la comunità si racconta. Bene, allora a questo punto ascoltiamo anche un po' il commento che la nostra collega da Ruvo ci sta offrendo di questa processione del Venerdì Santo dal comune pugliese. Allora, questo simulacro era portato a spalla verso le campagne durante i periodi di carestia e di siccità, in corrispondenza delle quattro porte che cingevano il nostro centro abitato. E quindi è veramente fortissima la devozione popolare nei suoi confronti. Io ho vissuto personalmente questo momento nel 1980, c'è stata una grossa siccità e Gesù al Calvario è stato portato fin giù alla via del Buggettolo, via Santa Barbara. Lì dove si trovava l'antica porta, porta del Buccettolo, all'estremità di via Schiavi. Allora, si tratta in effetti di un Cristo flagellato, sanguinolento, indossa una tunica e coronato di spine. Avanza in posizione quasi eretta, senza difficoltà, e sul capo è sospesa una corona in metallo. E una corda gli si attorce più volte intorno al collo. Questa scultura è stata oggetto di lavori encomiabili di restauro eseguiti nel 2011 da Leonardo Marrone, che insieme con la sua equipe ha riportato la tunica e il volto al colore originario. Infatti i vari restauri a cui l'effigie era stata sottoposta nel corso del tempo gli avevano donato colori improbabili, volto pallido di Cristo, la veste scarlatta, io ricordo anche un colore aragosta. Finalmente Leonardo Marrone è riuscito a riportare la scultura al suo colore originario. Famiglie rubastine di tramandare la spalla
che cosa significa tramandare la posizione al di sotto del simulacro, appunto per trasportare la statua verso cui la famiglia aveva particolare devozione. Questi simulacri dei misteri venivano trasportati tutti a mano, ad eccezione di Cristo morto, che appunto veniva trasportato a spalla solo da 4 ecclesiastici. Credo che questo sia uno dei momenti più intensi dal punto di vista emotivo di tutta la Settimana Santa. Ce ne sono tanti a Roma. La banda esegue il trio della marcia, cioè la parte finale, la parte più lieta, diciamo, di tutta la marcia, che è piuttosto querula e triste. Il trio invece preannuncia appunto la resurrezione dopo la luce, dopo le tenebre. È il momento, diciamo, più lieto di tutta la composizione, la marcia funebre. Intanto io posso vedere che seguiranno la statua appunto del Cristo portacroce alcune associate a piedi nudi, quindi questo incedere a piedi nudi ricorda alcuni aspetti penitenziali fortemente radicati nella nostra tradizione, che in altre processioni nei paesi del circondario magari assumono degli aspetti più barocchi e spettacolari. Credo che ci sia adesso la benedizione da parte del padre spirituale. Non c'è il microfono, però, quindi dobbiamo andare un po' a braccio su quello che dice. Tanto, insomma, la prima apparizione pubblica, credo, da parte di Monsignor Vincenzo Pellegrini, che insomma gli auguriamo una pronta, prontissima guarigione. Lui che è da 3 anni padre spirituale della Chiesa del Carmine, si è trovato proprio durante il Covid a dover gestire questa nuova arciconfraternita. Posso entrare nell'intimo tuo, Vincenzo, mi dai il permesso? Da dove nasce Calvario? Il Calvario nasce nell'87, nasce in modo molto spontaneo durante una visita al locale cimitero, e nel momento del ritorno salta in mente questo motivo. Dopodiché vado a casa, verifico, e per non essere accusato di plagio da nessuno, e quindi poi sottopongo il motivo a diversi esperti, i quali mi confermano essere originale. Da quel momento c'è la messa a punto di tutta l'opera, con la parte iniziale, il motivo principale, molto spagnoleggiante, molto iberico, sarà forse l'influenza dei nostri antenati che mi ha permesso di scrivere questa melodia, che attualmente quest'anno l'ho mandata in Sicilia, a Calatafimi, e in provincia di Sassari, in Sardegna, e poi a Napoli ormai l'ho data quasi a tutta la Campania. È una marcia, ormai una composizione che viene eseguita in tutto il centro-sud d'Italia. Noi abbiamo avuto la fortuna di condividere con te l'emozione ogni volta che la ascoltiamo. C'è il padre spirituale che sta recitando il Padre Nostro, e adesso c'è la folla che partecipa alla preghiera. Vediamo le lacrime, vediamo l'intensità del momento sui volti delle persone che sono collocate nei pressi della Chiesa del Carmine, ed è quella che secondo me è l'emozione più grande che la riproduzione in diretta streaming o TV dei riti della Settimana Santa
ci consegna ogni anno, con delle storie che si intrecciano, delle vicende legate al Gesù Portacroce in modo particolare. Ancora abbiamo l'opportunità di guardare un primo piano davvero straordinario. Ovviamente attraversare le vie del centro storico è la cosa più complicata per tutti i cortei processionali. Qui c'è veramente da prendere le misure, si hanno pochi millimetri per virare, poi da Largo Carmine attraversano via Cattedrale, si ricongiungono con via Veneto per arrivare in piazza Matteotti attraversando via Alcide De Gasperi. Sì. Non lo potete sentire, ma qui c'è un profumo di incenso incredibile. E la bellezza, tra l'altro, la particolarità delle stradine così strette che danno la possibilità al Cristo quasi di essere accarezzato da questi lini che pendono dai balconi. Abbiamo visto anche nel corso del corteo processionale, ho visto delle foto bellissime di bambini che cercavano la croce, il contatto con la croce, sì, della Desolata, quasi a voler toccare con mano questa fede che ha bisogno di, sì, segni tangibili. Esattamente. Siamo un po' tutti San Tommaso. Paolo, toccare per credere. E adesso è il momento della Veronica, che la vedete, sta per uscire dalla Chiesa del Carmine. Anche qui le manovre per consentire alla statua di uscire in maniera indenne dal portone della Chiesa del Carmine. Intanto le immagini ci raccontano del passaggio di via Cattedrale di Gesù Calvario. C'è stato un periodo in cui ovviamente la Veronica non faceva parte del corteo processionale, lo abbiamo, sì, raccontato. E poi invece è stata oggetto di lavori di restauro che ne hanno reso la bellezza originale. Si tratta di una scultura lignea, vestita, di fattura romana, probabilmente risalente anche questa al XVII secolo, e rappresenta appunto questa donna di cui si racconta nei Vangeli apocrifi, che durante il percorso di Gesù verso il Calvario si inginocchiò per asciugare il volto di Cristo da sangue e sudore. Si narra appunto che il volto di Cristo sia rimasto impresso sul fazzoletto che lei ostende adesso e mostra a tutti noi. È molto particolare anche l'abbinamento cromatico delle vesti di questa appunto Madonna. Abbiamo questo color magese che contrasta con questo azzurro cielo. Ovviamente per lei una decorazione floreale dai toni pastello, quindi prevalentemente bianco, simbolo di purezza ovviamente. L'uscita della Veronica omaggiata dal concerto bandistico Basilio Giandonato con una composizione del 1920 del maestro Porto, Ettore Porto, già direttore della locale scuola di musica, è dedicata al figlio Ettore, prematuramente scomparso nel 1918 a Ruro di Puglia, in via Rosselli, ex via Gravinelle. È un pianto musicale. In questo momento gli strumenti non suonano, ma descrivono proprio il pianto di questi genitori di fronte al figlio inerme, morto prematuramente giovanissimo.
Ettore Porto è sepolto a Ruvo nel locale cimitero. Parliamo ogni anno, ma non succede mai. Parliamo niente, ogni anno, esatto. No? Noi provochiamo, poi se le provocazioni non arrivano da nessuna parte, noi il nostro lo facciamo, non abbiamo il potere di poter operare. E intanto sulla porta della chiesa le manovre per agevolare l'uscita del Cristo crocifisso. Ricordiamo che l'antico Cristo crocifisso in possesso dell'Arciconfraternita del Carmine fu poi sostituito nel 2012 da questo nuovo crocifisso realizzato in legno di cirmolo, realizzato appunto da uno scultore di Ortisei, copia perfetta del Cristo crocifisso conservato in cattedrale. La sostituzione avvenne perché l'antico crocifisso in cartapesta versava in pessime condizioni. Quindi una scultura molto pesante, se pensiamo che si tratta appunto di legno massello scolpito. Se non vado errato, la cartapesta nasce proprio con l'obiettivo di poter affaticare quantomeno i portatori. Sì, con la Controriforma ci fu quindi un rinnovo dei cortei processionali e quindi della devozione verso le effigi che rappresentavano appunto la passione di Nostro Signore. E se in un primo momento furono portate in processione le statue in legno, dal 1600 in poi queste statue furono sostituite dalle nuove statue in cartapesta, che davano una duplice possibilità, quella di avere dei manufatti più leggeri e quindi davano anche la possibilità di avere dei manufatti più articolati, proprio perché la leggerezza consentiva appunto di espandersi quindi nella decorazione, nella lavorazione. Abbiamo per esempio qui a Ruvo la statua, appunto l'effigie degli otto santi, che ha sfilato il trasporto di Cristo al Sepolcro, che ha sfilato la scorsa notte. Il legno sarebbe stato intrasportabile, certo. Ancora particolari di questa, di questo grande capolavoro. Anche la decorazione floreale è sempre molto sobria e aiuta tantissimo, arricchisce i nostri simulacri. Vediamo nelle immagini impattante la croce che sfila tra le vie del nostro centro storico. Anche la luce che si crea dietro, l'effetto sì, luminoso. Bellissimo. La croce in primo piano. La scelta di avere due bande, credo che l'abbiamo già spiegata, è importante perché rappresenta anche un dare un aiuto importante al passo che i portatori devono cadenzare il passo. La banda nasce e segue i cortei processionali per esprimere chiaramente le emozioni più intime dei compositori. Ripeto, e questo un po' l'aveva intuito già il minore degli Amenduni, il maestro Alessandro, il compito della banda era questo, appunto quello di cadenzare il passo dei portatori. Invece il maggiore degli Amenduni, il maestro Antonio, lui era un fan dell'opera e quindi lui è stato più teatrale, più armonico, più melodico e diciamo meno ritmico.
Infatti le sue composizioni, insomma, danno un po' di problemi sia ai portatori che anche agli esecutori della banda. E intanto la statua del Cristo morto si trova qui proprio all'uscita sul sagrato della chiesa. Lo voglio ricordare, è sempre stata la più importante, contrariamente a quanto si crede. La nostra statua è deposta sul lenzuolo e rappresenta proprio il cadavere di un condannato a morte, evidente il rigor mortis. Infatti abbiamo è evidente la rigidità muscolare del cadavere. La mano sinistra, infatti, ha le dita contratte e non poggia completamente sul corpo, così come le gambe non sono dritte ma leggermente flesse. Inoltre ha occhi semi aperti, perché nessuno sulla croce glieli ha potuti chiudere, così come anche la bocca è leggermente dischiusa. Ed è visibile dopo i lavori di restauro l'ipostasi, cioè le estremità, quindi mani e piedi di colore violaceo, perché lì si deposita il sangue, si deposita nelle parti basse del cadavere. La scultura è in legno, probabilmente opera dello scultore altamurano Filippo Altieri, ma non tutti gli studiosi sono d'accordo. Tema ricorrente di questa Settimana Santa è l'importanza delle tradizioni, perché c'è chi ha gettato anche qualche ombra su alcune tradizioni. Abbiamo parlato lungamente anche nel corso delle scorse giornate. Ebbene, io credo che il portare il Cristo morto per adorazione in cattedrale alle 15 del pomeriggio fosse un momento solenne importante. Spero che davvero a partire dalla prossima Settimana Santa si possa riportare in cattedrale, ripristinare questo che era un rito appartenente alla nostra città. Poi qui tra le vie di Largo Carmine avevamo proprio l'incontro con la mamma ed era un momento davvero di grande pathos e suggestione. Allora, se il problema è il folklore, allora a quel punto non dovremmo fare nessun corteo processionale. Speriamo che davvero chi di dovere si metta a disposizione per fare una richiesta collettiva affinché venga ripristinato, soprattutto comprenda la differenza fra folklore e tradizione. Siamo in due ambiti completamente diversi, invece molte volte c'è una miscellanea che fa male un po' a tutti. Torniamo in diretta da studio dopo questa ampia parentesi offertaci dai nostri colleghi di Ruvo, che ringraziamo perché ci hanno dato, come dire, uno specchio davvero fedele delle emozioni che in questo momento si stanno vivendo nel comune pugliese con questa processione del Venerdì Santo. Prima di congedare il nostro ospite Gaetano Armenio, volevo condividere con te, Gaetano, una riflessione appunto legata a questo patrimonio straordinario che arricchisce la Puglia, la Basilicata e il Meridione. Ecco, in che modo potremmo, alla luce anche della vostra esperienza di Puglia autentica, valorizzare ulteriormente, diciamo così, questo elemento per accrescere l'appeal proprio del nostro territorio? Beh, innanzitutto continuare a raccontarlo a noi pugliesi,
perché quando racconti sviluppi conoscenza e rafforzi la consapevolezza da parte di tutti, quindi io quando dico tutti dico tutta la filiera dei riti processionali, dalle diocesi alle confraternite, all'aspetto bandistico, a tutti i soggetti che in qualche modo contribuiscono a questi riti della Settimana Santa, di avere fra le mani questo patrimonio che va preservato. E quindi questo è il primo passo importante. Ha fatto bene la Regione, ha fatto bene anche il Comune di Molfetta qualche giorno fa, che in Consiglio Comunale ha stabilito, inserendolo nello Statuto Comunale, come patrimonio immateriale della città i riti di Pasqua. Questo rafforza la consapevolezza da parte di tutti e questo ci aiuta, aiuta tutti coloro che raccontano al mondo questi riti per fare in modo che quel turismo culturale, quei pellegrini possano venire in Puglia e condividere con noi questo calendario di emozioni. Grazie a Gaetano Armenio di Puglia Autentica, grazie per essere stato ospite nei nostri studi. Noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, poi torneremo insieme a voi a vivere e a condividere i riti della Settimana Santa da Puglia e Basilicata. Vedendo, vi giungono in diretta da Grottaglie. Prima vi abbiamo fatto vedere alcune immagini da Taranto, poi l'ampia sezione di un racconto da Ruvo di Puglia e poi adesso a Grottaglie, dove ovviamente più in avanti torneremo a collegarci per raccontarvi appunto anche questo rito della Settimana Santa di Puglia e di Basilicata. Nel frattempo ho il piacere di salutare qui un altro ospite in studio, il maestro Vitaliano Iannuzzi, docente del Conservatorio Piccini di Bari,
compositore, che ovviamente in questa occasione ci offrirà, diciamo così, un contributo strettamente connesso al tema di quest'oggi, ossia il ruolo della musica nei riti appunto della Settimana Santa. Abbiamo più volte già rimarcato come appunto questo andamento musicale, questo racconto musicale sia assolutamente, come dire, affine al clima, alla religiosità popolare che si vive in questa circostanza. Ma perché tra tanti musicisti abbiamo voluto qui il maestro Iannuzzi? Ce lo spiega lui stesso. Ben trovato, Vitaliano. Buonasera a tutti e grazie per avermi invitato. È la prima volta che si parla in termini musicali e non solo di immagini. Mi avete chiamato appunto perché l'interrogatorio che adesso mi rivolgete si riferisce alla colonna sonora, perché la definisco tale, la colonna sonora delle processioni, non le marce funebri intese come termine prettamente musicale, la marcia funebre, ma è la colonna sonora. Quindi le processioni, oltre a dare l'immagine dei santi e quindi raccontare attraverso queste immagini di cartapesta, questi i misteri ad esempio e via dicendo, non si può ascoltare, o meglio, non si può vedere una processione senza un commento musicale. Pertanto la domanda che io rivolgo ai tanti che seguono la processione è questa: si può vedere una processione in versione muta? Credo proprio di no. Questo è un modo di così nato tantissimi anni fa grazie alla musica del popolo. La banda e la Puglia ne è regina in questo argomento, e la banda è la protagonista principale, quindi dare un commento, suonare qualcosa che vada a drammatizzare ancora di più quello che è il contesto religioso sacro di questo periodo. Beh, a Canosa ovviamente io rappresento quella che è la matrice musicale del mio territorio, della mia città, e quindi Canosa di Puglia è annoverata tra queste realtà proprio con la processione del Sabato Santo, ossia domani mattina vedremo tra le vie della città fiumi, un fiume di gente che proviene da tante parti d'Italia. E le immagini ovviamente, grazie alle televisioni e quindi a tanti altri strumenti come dire, della comunicazione, vengono inoltrate, vengono diramate in tutte le parti del mondo. È il caso di dirlo, perché la processione di Canosa è conosciuta in tante parti come New York, in Germania e via dicendo. A questo proposito, maestro Iannuzzi, io vorrei rimarcare una ricerca che lei ha fatto su un brano dell'Ottocento che è particolarmente interessante. Ce la può riassumere in breve? Sì, io ho sempre sentito parlare dell'Inno alla Desolata sin da bambino. Ovviamente l'Inno alla Desolata è oggetto di tante diatribe tra chi partecipa attivamente a questa manifestazione, a questa processione, ed è stato attribuito inizialmente la paternità dell'Inno alla Desolata dando l'attribuzione, o meglio, identificando l'autore sotto la voce sconosciuto. Questo è il primo passo. Il secondo passo, ed è ancora più grave, quando pseudo musicisti, pseudo cultori di quella che è la nostra tradizione musicale, questa gravità sta nell'aver attribuito erroneamente la paternità
ad Antonio Lotti, musicista veneziano. E francamente c'è un errore madornale nelle date di nascita e quindi del periodo di vita di questo compositore. Beh, Antonio Lotti, veneziano, non ha nulla a che vedere con le tradizioni popolari pugliesi e pertanto facendo una ricerca approfondita nella produzione musicale notiamo e ho fatto notare che Antonio Lotti non ha scritto nulla per complessi bandistici. E così in data 24 marzo del 1986 è venuta fuori, guarda caso, nell'archivio di mio padre, direttore di banda, questo materiale, questa partitura che mi auguro di vedere in modo tale da poterla... Io tra pochissimo la vedrei insieme a lei, maestro, chiedo alla regia già di prepararla e intanto appunto come sottofondo vediamo proprio la musica che arriva da Grottaglie. Io lo vorrei ricordare perché questo è un aspetto fondamentale per questa città dai primi anni del Settecento. Filippo, la confraternita del Purgatorio si occupa proprio di questa processione, però io vorrei andare a Taranto nuovamente insieme a tutti voi perché vedo pronta la collega Taranto. Alessandra, quindi tra un po' ci collegheremo, intanto ovviamente chiediamo la partitura che abbiamo fatto proprio scaricare relativa al maestro. Io maestro le voglio chiedere proprio a livello di curiosità, ma queste marce, questi suoni fantastici che le bande sappiamo nascono proprio per portare la musica al popolo, sono simili, sono uguali nelle varie città? O cambiano e se sì, no, perché? Cambiano perché come succede spesso nelle professioni ognuno ha la sua idea di scrivere e pertanto non possono essere mai uguali. Però per quanto riguarda l'inno alla desolata, devo dire con grande orgoglio la suonano per esempio a Porto Empedocle, perché mi è stata chiesta la partitura e quindi i siciliani hanno per forza voluto imitare questa nostra tradizione e questa musica, ecco. Interrompo un attimo perché abbiamo, come detto, in diretta da Taranto Alessandra Martellotti in compagnia di un ospite. A te la linea, Alessandra. Siamo con il collega Michele Tursi della Ringhiera, tanti anni di racconto di questa tradizione dal punto di vista ovviamente professionale, ma tanti saranno anche i ricordi essendo un tarantino doc. Sì, innanzitutto grazie, un saluto a tutti i telespettatori. È un'esperienza che si ripete ogni anno, però è ogni anno diversa, ogni anno nuova, ogni anno c'è qualcosa da raccontare, un'emozione in più. E questo è il fascino, il segreto, la bellezza dei riti della Settimana Santa di Taranto. Sicuramente... dal forte carattere spirituale, religioso, ma che è anche un forte tratto identitario per la città di Taranto. Ecco, uno dei pochi momenti in cui tutta la città si ritrova e condivide questa esperienza. Quindi sicuramente sono tanti anni che seguo per lavoro, ma diciamo anche per passione i riti, no? Certo. Poi si seguono anche per un piacere personale. Michele, intanto chiedo a Rocco di inquadrare, Rocco, il nostro operatore, di inquadrare quanto sta avvenendo. Stanno uscendo man mano le statue, dicevo in un collegamento precedente, sono 8 le statue. Aiutaci un po' a raccontare, appena uscita la Sacra Sindone. Ecco, sì, c'è la Sindone che vediamo, è appena uscita dal portale della Chiesa del Carmine. Dopodiché ci dovrebbero essere la statua di Gesù morto e poi l'Addolorata che chiude la processione. Quindi siamo ormai alle fasi finali di questa prima parte della processione, che è l'uscita dei simulacri dalla Chiesa del Carmine. Poi ovviamente la processione continuerà per tutta la notte per concludersi domani mattina all'alba con il rientro sempre qui alla Chiesa del Carmine.
Questa è la seconda processione dei riti della Settimana Santa. Entrambe durano ore, sono lunghe chilometri. Cosa vuol dire per chi partecipa in prima persona fare un percorso così duro, se vogliamo? Sicuramente è un percorso difficile. Ecco, io penso che non sia facile partecipare ai riti della Settimana Santa come fanno i confratelli. Serve una dedizione e dobbiamo dire che per tanti confratelli questo è un momento anche di raccoglimento, no? Perché durante la processione, che come ricordavi tu dura tante ore, diciamo, si conclude domani mattina ed è caratterizzata da questo lento incedere, no? Dalla famosa nazzicata dei perdoni, questo andamento così lento e con questo moto ondulatorio che hanno i perdoni. E penso che durante queste lunghe ore i confratelli abbiano anche dei momenti di raccoglimento, di riflessione, quindi immagino che sia un'esperienza molto profonda, ecco. Spesso noi la viviamo dall'esterno perché la raccontiamo con una certa superficialità, perché i tempi dell'informazione sono veloci, perché dobbiamo far vedere tante cose in poco tempo, ed è giusto che sia così, questo è il nostro lavoro. Però dall'altra parte, cioè dalla parte dei confratelli, di chi questa processione la fa e non la guarda come noi, penso che sia tutta un'altra prospettiva, sicuramente molto più profonda. I confratelli aspettano per un anno intero questo momento, penso che non sia casuale. Bene, Michele, io ti ringrazio. Ci ha accompagnato anche in questo momento, la linea può tornare allo studio. Bene, allora a questo punto dalle immagini passiamo a Taranto, dove c'è a Grottaglie, perché abbiamo l'inno al Cristo morto che ascoltiamo insieme. Ci informano che siamo in diretta in questo momento con TRM H24, salutiamo gli spettatori del canale 16 del Digitale Terrestre, siamo in compagnia con il professor Rosario 40 da Grottaglie. Professore, che cosa stiamo ascoltando? Stiamo ascoltando l'inno a Cristo morto del maestro Giuseppe Cardone, un musicista importante del secolo scorso. Caratterizza la cerimonia che questa sera stiamo osservando. Ad eseguirlo è la banda di Grottaglie, diretta dal maestro Lastriano. Le parole sono molto struggenti, come ricordavamo, sono rivolte appunto al Cristo morto che tra non molto risorgerà nella gloria della Pasqua. A cantare è il coro della stessa confraternita del Purgatorio, che è composta sia da confratelli ma anche da consorelli. Abbiamo un piccolo problema sul collegamento audio, vi ricordo che queste sono immagini che vi giungono in diretta da Grottaglie, stavamo ascoltando appunto l'inno al Cristo morto. Maestro Iannuzzi, come dire, questo è uno dei tanti inni appunto che accompagnano le processioni del Venerdì Santo, come lei diceva appunto, una sorta di colonna sonora che, come dire,
arricchisce proprio di significato intrinseco ogni momento. Ricordiamo appunto che quello del dramma liturgico è una tradizione antichissima, aveva anche proprio una funzione proprio didattica, perché alla fin dei conti il popolo non conosceva il latino, lingua ufficiale della Chiesa, e quindi queste rappresentazioni sacre, già proprio in epoca poco più che medievale, erano utilizzate quasi a scopo didascalico, per dare ai fedeli una idea un po' più concreta di quello che davvero Gesù Cristo aveva patito nel corso della Via Crucis. Ecco, per chi fa musica per professione, per chi insegna in conservatorio, io ho il piacere di essere un tuo collega, quindi voglio dire, sì, prima di tornare un attimo all'audio, volevo chiedere molto velocemente cosa significa appunto per chi fa musica un'occasione come questa. Queste sono argomentazioni che vanno al di fuori di quello che sono i nostri programmi accademici, quindi dei conservatori. Nel mio caso, in quanto docente di pianoforte principale, quello che ho realizzato, volgendo lo sguardo a queste realtà, le ho definite una divagazione professionale. Perché? Perché il musicista non deve essere ritenuto il soggetto, o se mi permettete, il giullare della serata, quindi al concerto, ma come ricercatore, quindi questa nuova figura, ma ricercatore riferito al tessuto cittadino, quindi ogni musicista dovrebbe rivolgere lo sguardo a queste realtà e conservarle per poi tramandarle. Tornerei con l'audio live da Grottaglie. Ecco, il coro della confraternita ha appena... Pensiamo ancora, vediamo se... Adesso dovreste riceverci, professore, prego. Adesso siamo sempre, noi il professore siamo in una postazione molto particolare di Piazza Regina Margherita, che è la confraternita del Purgatorio, e in quanto ci sono delle mura abbastanza spesse, ci scusiamo con i nostri spettatori, purtroppo la connessione qui in questi luoghi antichi molto spesso arriva con molta difficoltà, ci scusiamo anche con gli spettatori di TRM che sono in questo momento collegati con noi. Professore, abbiamo ascoltato adesso appunto l'inno del Cristo morto, stavamo parlando per l'appunto di questo storico inno che è molto struggente e appartiene alla nostra città. Alla nostra tradizione e anche alla nostra cultura. È un testo veramente suggestivo, è una musica altrettanto, le parole già indicano la bellezza di questo canto. Cristo è morto sulla croce. Cristo è morto sol per noi, desolata, la tua voce or ci penetra, o madre, sino al cuore. Quanto amor, o mio Dio, grande, immenso il tuo patir, smisurato il tuo soffrir, di noi miseri, pietà. Ad eseguirlo è stato il coro della confraternita, abbiamo detto, la musica è del maestro Giuseppe Cardone,
un vecchio musicista del secolo scorso, molto importante anche per molta musica da banda che ha appunto eseguito e quindi anche scritto. Invece i versi sono di Maria Ciocia d'Ercole. Intanto l'arciprete di Grottaglie ha dato il via appunto alla processione dopo la benedizione al popolo e quindi tutti siamo attesi in attesa adesso che le varie statue gradualmente prendano il passo per poter attraversare tutto il centro storico di Grottaglie, risalire nella zona nuova e poi in serata più o meno tarda, aggirando il paese, tornare in questa storica piazza grottagliese che è la più importante, piazza Regina Margherita. Bene, ricordando che siamo in diretta anche sui nostri canali social, faccio adesso partecipare l'assessore alla cultura di Grottaglie, Antonio Vinci. Assessore, intanto grazie per la presenza qui in questa importantissima manifestazione. Ricordiamo che è super partecipata, infatti vediamo tanta gente qui in piazza Regina Margherita. Lei da assessore come sente queste tradizioni e come le vive? Sì, grazie Vincenzo. Innanzitutto buonasera a tutti coloro che stanno seguendo questa diretta, buonasera anche da parte mia. Ovviamente diciamo, dopo le autorevoli parole del professore, diciamo, ci sarebbe ben poco da aggiungere. Ovviamente io sento, avverto come tutti i miei concittadini il Venerdì Santo, il fervore, no? della passione del Signore rappresentata così diciamo attraverso la processione dei misteri, con questi forti richiami identitari alla nostra tradizione. Ricordiamoci che la nostra città, Grottaglie, in merito alla processione dei misteri è una delle città pugliesi di più antica tradizione, potremmo dire anche forse più antica di molti comuni a noi vicinori. Quindi come dicevo prima è un momento massimo di pathos, di sentimento, di passione cristiana che viene giustamente celebrata in questa piazza con tutta questa gente, e sarebbe bello anche, poiché in questi ultimi tempi si parla anche molto spesso di turismo religioso, sarebbe bello che le nostre tradizioni, la nostra cultura fosse un po' più approfondita anche da parte di questi turisti che vengono a visitarci, e ci fa piacere anche questo. Bene, intanto ringraziando l'assessore alla cultura Antonio Vinci, noi vi ricordiamo che siamo in onda su YouTube Grottaglie TV, ringraziamo per il momento la finestra di TRM H24, noi ci ricolleghiamo sul canale 16 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata per i momenti più salienti tra poco. Grazie e lascio la linea a Matera, anzi a Bari, scusatemi. Esatto, siamo in collegamento dal nostro studio di Bari per rilanciare, come dire, la palla a Ruvo di Puglia, dove è in collegamento Emanuela Vitulli. A te la linea, Emanuela. Siamo con le immagini. Siamo a Ruvo, alla processione del Venerdì Santo, una processione sentitissima che si tiene da 300 anni, vanta 300 anni di storia. Qui accanto a me Giuseppe Caldarola, architetto e vicepresidente della Proloco, che ci lasciamo raccontare meglio di questa processione così sentita. Grazie, intanto cartolina da Ruvo di Puglia. Siamo nella piazza principale del paese, piazza Matteotti, l'ex largo del castello. Sfilano dietro di noi le sacre statue dei misteri, statue composte in ciclo processionale, oggi 9 a sfilare ma tradizionalmente 11.
processione lunghissima, curata dall'Arciconfraternita del Carmine, dove secondo tradizione erano proprio i partecipanti delle quattro confraternite cittadine ad animarla. È un vero e proprio rito collettivo per la città, in cui si ripetono rituali tradizionali che sono estremamente legati proprio all'identità dei luoghi. Mi piace ricordare che tutto ciò che appartiene al patrimonio della Settimana Santa gode della speciale tutela dell'UNESCO in quanto patrimonio immateriale, come patrimonio immateriale è proprio legato all'identità del popolo. Ecco, tutto quello che si vede in questo corteo processionale è non solo una sequenza di statue che sfilano, come dicevi, da più di 300 anni qui per le vie di Ruvo, ma è in realtà un momento sentitissimo che attraversa gli stessi luoghi proprio da centinaia di anni, ripetendo di generazione in generazione quelle che sono movenze, che sono sembianze, anche rituali abitudinari, dall'apertura dei cassetti per estrarre le lenzuola bianche che ornano i balconi, fino ai rituali delle vestizioni dei confratelli, in cui i genitori magari aiutano i figli, quindi qualcosa che torna di anno in anno nel tempo. Ecco, quello che in realtà ci racconta, e che poi è una delle cartoline importanti di Ruvo di Puglia, è proprio il ciclo delle statue. Innanzitutto sono statue per la maggior parte di fattura pugliese, la mano del maggior numero di esse è quella di Filippo Altieri, altamurano attivo nella seconda metà del 1600. Al nucleo iniziale si sono poi aggiunte statue ancora del Settecento, opere napoletane, manichini vestiti, quindi comunque in linea con il gusto spagnolo che si ritrova in tanti cortei processionali non solo di Terra di Bari ma di tutta la Puglia e del sud Italia, fino ad arrivare invece ad opere pugliesi ancora del Settecento e del pieno Ottocento. Sono una serie di opere d'arte che ci raccontano di per sé stesse quella che era una commissione continua da parte delle confraternite, che in qualche maniera non sono solo elementi della tradizione, ma mantengono in vita quello che era un rituale proprio del popolo. Grazie mille Giuseppe. Grazie a te. Per me è veramente un'emozione, è la prima volta che sono qui a Ruvo che assisto a questa processione così sentita, che è mia colpa, non pensavo che si tenesse da così tanto tempo. È un onore poterla documentare, poter essere qui con Giuseppe e con tutti i fedeli, con tutti coloro che sono venuti oggi ad assistere. Vederla sfilare qui dietro di me è veramente emozionante, quindi adesso ci godiamo la processione, continuiamo a seguire questo appuntamento così, così atteso, così importante, e vi saluto. Lei ha il suo occhio da travel blogger, quindi come dire ci racconta un po' le sue emozioni da turista, da visitatrice, da colei che appunto ha voglia di conoscere e immergersi in quelle che sono un po' le emozioni del territorio, arricchite appunto da momenti collettivi così intensi come quelli appunto che vi stiamo documentando. Noi ci fermiamo intanto per una breve pausa pubblicitaria, poi rientriamo con il nostro racconto in diretta. Eccoci nuovamente in diretta per vivere insieme a voi i riti della Settimana Santa in Puglia e Basilicata. Abbiamo visto nel corso
dei minuti precedenti, i nostri occhi, le nostre telecamere a Grottaglie, a Taranto, a Ruvo di Puglia, presto avremo le immagini da Ginosa, ma come vi abbiamo già più volte ripetuto, TRM Network ha focalizzato con attenzione questi riti già nei giorni scorsi. Vi ricordate, abbiamo trasmesso in diretta da Gravina in Puglia la Passio Christi. È stata davvero una esperienza davvero intensa di cui torneremo a parlare fra qualche minuto. Intanto, come detto, continuano le ore intense della cristianità in questo venerdì santo, il venerdì in cui si ricorda la morte di Cristo. E ovviamente c'è anche grande attesa a Roma per la Via Crucis del Papa, che è circondata almeno al momento da un grande silenzio, anche in virtù proprio della delicatezza del momento istituzionale, politico, internazionale, che ovviamente rischia di avere ripercussioni su scala globale. Intanto abbiamo in collegamento Skype Mino Berlino, che è il presidente della Passio Christi di Gravina. Ben trovato Mino, l'avevamo invitato in studio, purtroppo un impedimento fisico gli ha impedito di essere presente qui, però voglio dire, ci si può collegare con Skype anche con la febbre, vero Mino? Fortunatamente. Ecco, volevamo rivivere insieme, attraverso la tua testimonianza, quanto è stato intenso organizzare e soprattutto vivere questa Passio Christi a Gravina. Possiamo dire quest'anno che proprio per il fatto che abbiamo tutti nel pieno centro storico del paese c'è stata un'intensità molto forte, grazie anche alla partecipazione attiva proprio della popolazione, che ha vissuto da vicino quelle che sono state le vicende, le narrazioni e le rievocazioni degli ultimi stati della vita di Gesù. Certo, a livello organizzativo è un lavoro molto, molto intenso che dura anche mesi. Quest'anno siamo stati reduci del presidente di Renzo Gravina, Gravina in attività, quindi eravamo già in pieno organizzativo, tecnico, logistico, ma anche spirituale. E questo tengo a sottolinearlo perché Passio Christi non è solamente un lavoro di tecnica, ecco, sì, la costumeria, la sartoria, tutte le sarte, tutti i figurati impegnati in maniera, e ci tengo a sottolinearlo, totalmente gratuita, sotto forma di volontariato, ma non dimentichiamo anche l'aspetto spirituale. Infatti, periodicamente l'associazione vive momenti di catechesi e soprattutto momenti di preghiera, proprio a ridosso di ogni evento che viene messo in scena, grazie anche alla presenza della guida spirituale di Don Giovanni Bruno, proprio un prelato che, come da statuto dell'associazione Passio Christi, è presente con noi. Ecco, davvero stiamo vedendo appunto le immagini suggestive della Passio Christi vissuta a Gravina nei giorni scorsi. Io colgo anche l'occasione per ringraziare ancora personalmente Don Giovanni Bruno, che insieme a me ha fatto il commento appunto di questa Passio Christi, e anche Monsignor Giovanni Ricchiuti, l'arcivescovo appunto di Altamura, Gravina in Puglia e Acquaviva delle Fonti, che ha accolto anche la disponibilità della nostra emittente per condividere insieme un messaggio di forte spiritualità con quanti ci hanno seguito, e i dati Auditel ci testimoniano appunto che sono stati davvero in tanti. State già pensando alla prossima edizione, Mino? La macchina non si ferma mai. Sì, sono in cantiere già delle nuove proposte, a partire quello dal prossimo presidente che si terrà nel prossimo Natale, ma soprattutto stiamo già pensando a quello che sarà la Passio Christi 2024. Noi ogni anno andiamo a concentrare la passione di Cristo attraverso un tema. Quest'anno il tema era proprio il processo, proprio perché volevamo andare a sottolineare l'aspetto antropologico della vicenda. L'antagonista Pilato, che si è trovato davanti ad una scelta che l'ho turbato profondamente. Il bello della nostra organizzazione, ecco perché siamo sempre in quel tipo di movimento, è proprio la tradizione che viene rimandata. Mi piace qui ricordare un passo di San Paolo, dove nella prima lettera ai Corinzi lodava proprio i Corinti, proprio i cristiani di Corinto, proprio perché conservavano le tradizioni che lui stesso aveva loro trasmesse.
ma su Cristo è proprio una tradizione che nasce negli anni 50, quando l'angelo Casimiro, parroco ormai defunto, allora parroco del Santuario Maggiore delle Grazie, che per la prima volta nella città di Gravina ha portato la rappresentazione sacra. Ecco, quindi fin dagli anni 50 il popolo gravinese ha cominciato ad assaporare queste rievocazioni storiche. Oggi Passo Cristi nasce proprio da una continuità, ecco, di quello che era 50-60 anni fa, grazie all'ideatrice Marisa Soprannatale, che è proprio l'ideatrice della Passio Christi, la quale, la ricordo perché oggi non c'è più purtroppo, ha lasciato in eredità questa bellissima manifestazione ad un gruppo di amici che si sono costituiti associazione nel 2020 e hanno portato avanti quella che è proprio una tradizione che si porta nel tempo qui a Gravina da oltre 60 anni. Grazie, grazie davvero, grazie a Mino Berlino, presidente dell'associazione Passio Christi di Gravina, complimenti per quello che avete fatto e in bocca al lupo per quello che farete nel prossimo futuro. Chiedo alla regia di farci vedere a questo punto cosa sta accadendo a Taranto, in modo da poter dare la linea ad Alessandra Martellotti. Vediamo se sul nostro LED riusciamo a vedere, a switchare le immagini di quanto sta avvenendo a Taranto. Ecco appunto, queste sono le immagini che vi giungono in diretta alla processione dei misteri di Taranto. Alessandra Martellotti, a te la linea. Nelle immagini il primo piano di uno dei portatori della Sacra Sindone, il simulacro che anticipa l'uscita di Cristo morto che già iniziamo a intravedere sull'uscio della portone della chiesa del Carmine qui a Taranto. La vedete, questa è la Sacra Sindone, ma come dicevo la statua più attesa è proprio quella del Cristo morto che è sull'uscio in questo momento e seguirà quella dell'Addolorata. Intanto proviamo a raccontarvi con le immagini proprio l'uscita del simulacro del Cristo morto ricoperto con un velo, circondato da lampade. Purtroppo ci chiedono ovviamente di allontanarci per permettere alle coppie di perdoni di proseguire lentamente con la nazzecata. Ecco, come dicevo, sull'uscio della porta il Cristo morto, seguirà l'Addolorata, che è l'ultima delle 8 statue della processione dei misteri di Taranto, che chiuderà appunto l'uscita delle statue, ma percorso è ancora lungo, come spiegavamo anche in collegamenti precedenti. Ad accompagnare l'uscita del Cristo morto, una delle marce più suggestive, più profonde. Altro stralcio di preghiera che poc'anzi ha espresso Don Marco Gerardo, il parroco della Chiesa del Carmine, una riflessione, quella di ritrovare il silenzio in queste ore, di riscoprire il silenzio dell'anima per poter favorire un incontro con Cristo. La richiesta di non lasciarsi distrarre da cellulari, da foto. Ma appunto lasciarsi trasportare da quello che è il senso più profondo che si vuole trasmettere attraverso la ritualità di queste giornate.
superando in questo istante l'uscio della Chiesa del Carmine, la statua che rappresenta il corpo di Cristo morto, velato. Ancora si sentono le marce funebri sotto ad accompagnare il momento, e poi seguirà l'uscita della Madonna addolorata. Non so se si riesce a intravedere anche attraverso le immagini, ma ci proviamo ad affacciarci e a mostrarvi appunto quello che è il simulacro della Madonna, tanto amato dalla comunità dei tarantini, come già abbiamo visto anche nella precedente processione, quella appunto della addolorata, la processione pellegrinaggio. È la Madonna addolorata che segue il corpo del figlio, così come ha fatto per tutta la notte. Rientriamo in studio con queste immagini che ci giungono da Taranto, grazie ad Alessandra Martellotti per il suo prezioso commento che va ben oltre la cronaca. Un grazie sentito anche al nostro operatore Rocco Lombardi. Vedete dalle immagini quanto sia anche complicato muoversi e districarsi tra questa selva di persone, quindi probabilmente qualche spintone giustifica anche qualche immagine, inquadratura stilisticamente poco ortodossa, ma appunto quello che ci interessa è offrirvi un live assolutamente fedele di quello che stiamo commentando qui da studio e stiamo godendo attraverso le nostre frequenze. Io tornerei un attimo dal nostro ospite in studio, il maestro Vitaliano Iannuzzi. Prima di congedarlo vorrei, utilizzando anche come dire alcuni materiali che gentilmente ci ha fornito, vorrei andare a questa partitura così preziosa del 1800. Vitaliano. Sì, il documento che vi ho fornito, questo è l'innario che hanno mandato in onda, non è la partitura, ma è l'innario, cioè la pubblica. Eccola qui la partitura. Questo è l'inno alla desolata. E sul lato destro, in alto, possiamo vedere le iniziali, la D e la I, cioè che stanno per Domenico Iannuzzi. E ovviamente, quando mi è capitata tra le mani, ho dovuto immediatamente fare un'analisi di quelli che erano gli strumenti adoperati all'epoca. E innanzitutto la misura della partitura. Questo è un argomento un po' particolare, perché poi con i vari decreti successivi sono state stabilite anche le misure di un foglio pentagrammato. E allora vi dico subito che ha una base di centimetri 22 e un'altezza di centimetri 29, e i numeri dei pentagrammi per ciascun foglio sono 12, e nello stesso tempo la partitura si compone di 8 pagine appena. Per musicare questo inno, vediamo che non è presente all'interno di questa partitura il rigo che riguarda proprio il testo, manca completamente. Non era abitudine da parte dei bandisti e quindi dei compositori di banda andare ad indicare la metrica letterale. Ora, gli strumenti che ha adoperato per quell'epoca erano i clarinetti primi, clarinetti secondi, cornette, corni, tromboni, bassi si bemolle e mi bemolle, il tamburo, cassa e piatta e i bombardini, come li chiamavano solitamente i bandisti, il bombardino. Questa Maestro Iannuzzi, chi fosse curioso di ascoltarlo, quest'inno lo trova su YouTube? E troverà l'inno della desolata diretto da me, però in versione orchestrale, perché ho voluto dare una versione come dire un po' più delicata, più interpretata, anziché come dire musica da strada, da banda per processione. Grazie, ecco. Al maestro Vitaliano Iannuzzi per essere intervenuto. Grazie qui in diretta nei nostri studi. Noi continuiamo il nostro racconto in diretta e ci spostiamo a Ginosa, dove è lì presente per noi la collega Antonella Lo Signore. Antonella, a te la linea. Ragazzi, aspettate un attimo che sto facendo la ripresa, sono passate da lì.
Buonasera da Ginosa, siamo nei pressi della chiesa dei Santi Medici dove sta per cominciare la processione dei misteri. In mia compagnia il priore Agostino Ranaldo. Buonasera priore. Buonasera a tutti. Che cosa sta per accadere a Ginosa? Niente, come ogni venerdì santo esce la Via Crucis. Quest'anno tocca la nostra chiesa, la chiesa dei Santi Medici. Usciranno, vedrete, noi abbiamo 5 simulacri, 5 statue che usciranno man mano a distanza una dall'altra. Poi saranno accompagnate dalle, noi abbiamo una particolarità, ci sono le pie donne che cantano dietro la bara di Gesù morto in questa processione, è una tradizione nostra di questo paese. Sono già pronte le pie donne così come la banda, così come i componenti della confraternita, da quanti elementi è composta? La nostra confraternita è composta da circa 100 elementi, però non ci sono tutti quanti in processione stasera perché alcuni per un motivo o per un altro non ci sono, però questa è un'antica confraternita di Ginosa che è intitolata ai Santi Medici che sono i copatroni del nostro paese qua. Come ogni anno la prima domenica di ottobre festeggiamo pure la festa patronale dei Santi Patroni insieme alla Madonna del Rosario. Il cerimoniale è preciso, come vi siete preparati a questo appuntamento? Niente, quest'anno l'abbiamo curato in modo particolare la processione, uscirà prima il troccolante, dopo man mano inizieranno a sfilare le prime statue, in tutti i simulacri sono 5, naturalmente ci sarà un andamento lento, molto lento, lentissimo anzi, come a cullarle le statue, come di solito si fa sempre, niente. Questa sera siamo stati anche fortunati perché il tempo ci accompagna, speriamo bene che vada tutto bene. Noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo preparato, è da un mese che stiamo preparando, per quanto riguarda i nostri ginosini ci sono alcuni simboli che non erano usciti da parecchio tempo, addirittura uno del 1900, uno standard che questa sera sfilerà dopo tanto tempo. Ricordiamo 5 simulacri: Gesù alla colonna, il crocifisso, la Sacra Sindone, Gesù morto e l'Addolorata. Proprio all'Addolorata ci sarà un momento molto suggestivo con le pie donne che intoneranno l'Ave Maria. Sì, ci saranno le donne che durante il tragitto della processione canteranno dei canti che si cantano di solito dietro la processione, però in quest'anno c'è una ragazza che intonerà l'Ave Maria come solista, lo farà in 3 punti della processione, una vicino alla chiesa e altri 2 punti sono dislocati durante il giro che noi faremo. Sta per chiudersi la porta della chiesa dei Santi Medici, che cosa significa questo? Che inizierà a uscire il troccolante, lui inizierà a battere la troccola, poi quando arriverà sull'ultimo scalino io gli abbasserò il cappuccio e inizieranno a sfilare i simulacri. E allora ci rivediamo più tardi priore, intanto grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Sta per cominciare dunque la processione dei misteri, intanto ci hanno raggiunto 2 componenti della giunta comunale di Ginosa, l'assessore allo sviluppo economico Domenico Gigante e l'assessora alla cultura Vera Santoro. Buonasera e grazie. Buonasera a voi. Che cosa rappresenta questo momento per Ginosa, ma è una settimana molto ricca e intensa? Assolutamente, è una settimana che promuove tanto il turismo e il marketing territoriale di questa città. Ormai sappiamo che i riti religiosi sono ormai un fulcro importante del turismo esperienziale. E Ginosa si è candidata a pieno titolo per questo, perché ha delle organizzazioni che promuovono da tanti anni questa tradizione, la portano avanti con tanto sacrificio e conservano questi riti. I riti sono importanti nella tradizione del sud proprio perché impersonificano anche le nostre famiglie patriarcali e tutto quello che ne determina. E la religione chiaramente è il punto focale di tutto questo. È un momento in cui si ritrova la comunità. Assolutamente. Sicuramente in questi momenti difficili del mondo attuale, forse raccogliersi intorno a una processione, alla preghiera, può essere anche una soluzione per tanta gente e quindi ritengo che questo sia un momento importante. Assessora, è un momento importante per Ginosa, si ritrova la comunità al di là della propria fede religiosa, sono riti a cui ogni comunità è legata. Sì, buonasera a tutti e benvenuti. Quest'anno abbiamo inteso raccontare la nostra Ginosa, le tradizioni del nostro territorio per richiamare non solo turisti ma anche quanti dal nostro territorio si sono allontanati per lavoro o altri motivi. La Settimana Santa è motivo di grande fermento, è motivo di grande unione tra tutti i cittadini della nostra Ginosa e raccontare i riti che si svolgono
svolgono nella Settimana Santa è per noi un motivo di grande orgoglio e di grande valore. In attesa che cominci la processione dei misteri, Assessore, vorremmo ricordare i prossimi appuntamenti a partire da domani. Domani c'è un altro appuntamento importantissimo che è la diretta della Passio Christi. La Passio Christi è una manifestazione storica, la 47esima edizione, che promuove proprio il nostro territorio in maniera ineccepibile. La Prologo la organizza con 150 figuranti ed è ubicata nella parte più bella della naturalistica del nostro territorio, che è la Gravina e il Rione Casale. Quindi domani ci sarà questo corteo storico che attraverserà prima le vie del paese a partire dalle 19.30, dopodiché dalle 20.30 massimo 21 comincerà la rappresentazione, che dura circa un'ora e mezza nella Gravina. Quindi per noi è un momento importante, per la comunità importantissimo, perché vive proprio dentro di sé la Passio Christi, anche perché ognuno di noi ha partecipato in maniera attiva a questa. Una Passio Christi che si rinnova e si amplia di anno in anno, così come la processione dei misteri. Sì, diciamo che proprio la strategia più importante per qualsiasi cosa e manifestazione è quella di evolversi nel futuro, e quindi sicuramente aggiungendo ogni volta qualcosa di più si riesce a legare meglio la comunità e a essere anche più innovativi e ad essere anche ad avere il successo che merita questa comunità. Seppure la passione dei misteri è una tradizione molto antica. Certo, sì, è antichissima e le riprese mostrano benissimo le nostre donne che testimoniano il dolore di questo Venerdì Santo per la morte di Gesù Cristo. Quindi i fedeli qui riuniti sono ovviamente... Insomma, hanno voglia di vedere questa processione che, come ben sappiamo, abbiamo dovuto sospendere per gli anni della pandemia, e adesso non vediamo l'ora di riprendere e tornare alla normalità. E questo è il secondo anno che ritorniamo a fare le cose in presenza. Tanti gli appuntamenti in Puglia, il sindaco di Ginosa ci sta raggiungendo da Taranto, dove in qualità di vicepresidente della provincia ha partecipato agli appuntamenti tarantini, quindi sono giornate molto ricche. Il sindaco ci tiene assolutamente ad essere qui, sta volando sulla strada, sta arrivando, rispettando i limiti chiaramente, è quasi arrivato, quindi noi gli abbiamo portato la fascia per far vedere la sua presenza, adesso arriverà sicuramente qui e dare il suo contributo come tutti gli anni. Allora io vi restituisco la linea e ci vediamo più tardi e vi racconteremo la processione dei misteri a Ginosa. Signore, per il tuo contributo da Ginosa, io giro la linea alla regia per un breve spot pubblicitario. Riti della Settimana Santa in Puglia e Basilicata, continua il nostro racconto, un racconto corale che vi sta mostrando quello che sta accadendo in diretta proprio in queste ore tra la Puglia e la Basilicata. Io vorrei ringraziare non soltanto i nostri colleghi di TRM, ma anche chi sta lavorando al nostro fianco in questa giornata molto particolare e ricca ovviamente di contributi, a partire da Double P Communication e Media, ma anche con dettagli di Grottaglie da teatro. Poi Filippo, vorrei ricordare a tutti i nostri telespettatori che abbiamo realizzato una playlist dedicata sul nostro canale social YouTube, dove sono stati caricati tutti i contributi di questa settimana intensa, perché lo abbiamo detto, è stata una settimana intensa, ricca anche di dirette, di nostre dirette, di nostre produzioni, e quindi vorrei ringraziare anche tutti i colleghi dalla Basilicata e dalla Puglia che hanno contribuito proprio alla realizzazione di questo materiale, che rappresenta una storia proprio tipica, caratteristica, l'abbiamo detto anche prima con i nostri colleghi, delle nostre regioni, della Puglia e Basilicata. E rimanendo ancora in Puglia, ma solo per qualche istante, io ritornerei a Grottaglie da Vincenzo Luca De Florio, perché proprio lì continua la processione dei misteri, questa processione che, come avevamo detto prima, dal 700 viene guidata dalla confraternita del Purgatorio. Quindi andrei da Vincenzo. Bene, proprio a chiedo intanto in regia se ci sentono, perché siamo in onda su TRM
benvenuti nuovamente a Grottaglie e siamo in attesa dell'arrivo della processione qui al Calvario di Grottaglie, che si trova sostanzialmente alla fine del centro storico e accanto il Castello Episcopio, un importante monumento che noi abbiamo qui nel nostro bellissimo paese. Intanto ci prepariamo a mandare un contributo dalla regia di Grottaglie riguardante una poesia molto struggente, e nel frattempo le immagini ci fanno notare come la gente stia attendendo l'arrivo della processione, che in questo momento sta procedendo molto lentamente. Il passo infatti si è rallentato di molto, sono le 19:38, la processione è ormai uscita un'ora fa e poche parole ancora deve uscire per l'appunto dal centro storico. Ciò significa una cosa, che si avviano varie ipotesi secondo la tradizione, ovvero che o aumentano il passo tra le vie del centro città, oppure arriveremo dopo la mezzanotte. Vedremo, informeremo anche gli amici di TRM, in particolare Maria Cristina, nel caso in cui dovesse accadere questo. Ci auguriamo di no. Detto questo, la processione sta arrivando verso il Calvario. Riascolteremo nuovamente l'inno al Cristo morto che abbiamo sentito un'oretta fa in occasione dell'uscita della processione, ma questa volta aggiungiamo una sorpresa in più. La sorpresa che vogliamo farvi vedere qui in onda, adesso che appunto la processione sta entrando nella zona del Calvario, vogliamo farvi ascoltare una poesia recitata da prof. Cosimo Piergianni, insieme all'attrice Cira Nicchiarico del Piccolo Teatro, una poesia di padre Ignazio D'Amuri dal titolo Lamento Tradolorata. L'ascolterete in grottagliese e cercheremo di sovrapporre alla poesia le immagini della nostra processione. Do alla regia autorizzazione a mandare il filmato. Stava la mamma sua sotto alla croce e Gesù trimintea fisso fisso. Più lacrime non avea più voce per piangere lo figlio crocifisso. Quando poti lo legno fu calato, scinnea la sera. C'è pietate, pietto come fosse piccino, l'ha appoggiato la mamma sua allo figlio suo di letto. Sentite, gente, amaro come spada, lo lamento della madre dolerata, lo lamento della vergine ferita, che strenge morta amara a me la vita. Vieni, piccino mio, e duerme, cuore mio, abbraccia la mamma tua. C'è figlio che tenea, ci lo vedea, dicea, ia dalla mamma sua. Vedo ieri gentile, tli fiori di l'abrile, tu ieri secchio, vedo. Ieri soli e luce, ca fiori e piece nuce, don calarata appoggia. E mo mi l'hanno messo un croce, mi l'hanno ucciso lo fiore beni mia. C'è fatto, figlio beddo, che hanno messo un queddo legno così pesante. C'è fatto, figlio doce, che hanno piso un croce con giove intossicate. C'è fatto, figlio caro, che ad agito e fele amaro la bocca t'hanno scuato. Figlio, cuore di mamma, quando è ditto, è lì, l'amma s'abbatta lì. Sangue mi è ghiazzato, che non ti è mai scappato un luccolo così. E predicato amore,
Per questo tuo dolore se l'uomo mara a me? C'è noi dato alla gente, o figlio mio innocente, e questo tu hanno ucciso? Quanta passi hanno dato sti piede, e le ciucchiato la pedra che era persa. Sti viennere manorti, hanno saziato fonde, migliaia diffamate, surde, zueppe, malate, morte risuscitate. A tutti è fatto bene. È proprio per lo bene che hai fatto, tanta pena hai avuto, figlio buono. E mo c'è strazio sento, a sbanto ci tremento sto pietto trapassato. Sti mani così fritte, e storo di capite strazzati delle spine. E quella fronte chiara, cadenna grona amara, porta le punci d'ore. Tutto sto corpo santo, che piange ancora pianto di sangue, sangue mia! Le piaghe tue sono spade, figlio, che stanno piantate in pietra alla mamma tua. O voi, che per la via passate, come lo mia, ci scendo tro dolore? No, no, grande! Grande a Madre Santa, vedi la pena tua come lo mare. Chi la può confortare? Ognuno svanta a vedere quelle sette spade a mare. Maria, per quel cuore insanguinato, per le piaghe di Cristo vive e vere, agli pietate di sto mondo un grato. O madre tollerata, miserere. Bene, siamo tornati nuovamente in onda. Ringrazio TRM per questa piccola finestra televisiva che ci ha concesso. Noi torniamo tra poco dal Calvario, linea a Taranto. Cristina, tra le tante immagini che abbiamo visto in questa serata ce n'è una che mi ha colpito, erano appunto questi bambini che hanno un ruolo nella processione del Cristo defunto. Credo sia il miglior, come dire, auspicio perché queste tradizioni popolari possano davvero trovare un seguito, essere coltivate, sentite dal popolo. Queste sono invece le immagini che giungono in diretta da Taranto, ma siccome la nostra trasmissione, come abbiamo più volte detto, apre una finestra sui riti di Puglia e di Basilicata, dalla Puglia abbiamo visto tanto, dalla Basilicata, Cristina? Dalla Basilicata portiamo subito i nostri telespettatori a scoprire insieme a un altro nostro collega, Francesco Giusto, Pasqua Experience. Voglio ricordare oltre un chilometro di percorso nei Sassi, dove sono state collocate sette postazioni scenografiche che riguardano e che ricordano soprattutto diverse opere d'arte o scene cinematografiche, raccontano proprio la Pasqua della Resurrezione. Prima di lanciare in onda il contributo lo commenterei brevemente, perché rispetto ai bambini che prima dicevi, ma rispetto anche a quelle che sono le rappresentazioni che noi stessi abbiamo raccontato, penso che questi siano dei linguaggi unici, efficaci, soprattutto per le nuove generazioni e per quei bambini di cui tu prima dicevi. Quindi diamo subito la linea a Matera e a Francesco. Sì, siamo esattamente nei Sassi di Matera, in Vico Solitario, dove ha preso il via esattamente il 1° di aprile e andrà avanti fino al 10 di aprile. Pasqua Experience, questo percorso emozionale fatto di luci, di suggestioni, di attori in costume che raccontano questo importante momento religioso organizzato dalla MEF SRL. Siamo in compagnia in questo momento, quindi chiedo all'ospite di guadagnare la scena in favore delle telecamere di Don Michele Larocca.
Marocca, che è stato consulente per questa esperienza che diventa appunto fatta di emozioni per questo percorso nel rione di Vico Solitario a Matera. È un racconto che diventa un racconto assolutamente di natura spirituale. Beh sì, certamente, anche perché Francesco, questo è un cammino, infatti l'evento si intitola Il Cammino dell'Uomo, e quando la sceneggiatura è stata sottoposta poi anche ad un ascolto, diciamo, maggiore, ci si è accorti della ricchezza, ecco, del progetto. Lo scenario chiaramente dei Sassi lo conosciamo benissimo, e la natura che si presta anche ad un invito così speciale come quello di questo spettacolo, che racconta, come giustamente noi già sappiamo, le diciamo ultime ore di Gesù ovviamente sulla terra. E in effetti è uno spettacolo che intreccia in realtà luci, suoni, ma in modo particolare anche questa voce fuori campo straordinaria che accompagna il visitatore, il pellegrino, il turista ad immergersi direttamente nel mistero di quelle che appunto sono state le ultime ore di Gesù sulla terra. Ecco, l'idea alla base è quella di raccontare attraverso delle tele, che poi saranno i vari quadri scenici che troveremo sul percorso qui, che parte da Vico Solitario e poi ritorna su via Bruno Buozzi e arriva in piazza San Pietro Caveoso, attraverso le tele raccontare la spiritualità. Qua già ne vediamo una. Sì, beh, questa infatti è l'innovazione, ma anche la bellezza, diciamo, di questo evento: voler entrare nel sentimento dell'autore, diciamo, della tela. Qui alle mie spalle vediamo appunto quella di Renato Guttuso, che narra l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, ma lungo tutto il percorso si dispiegano altre 7 tele. Entrare nel sentimento, diciamo, dell'autore per carpirne effettivamente lo spirito e anche quella forza interiore che lo ha spinto a realizzare, diciamo, in maniera empatica, sempre alla luce ovviamente del dato biblico, le proprie emozioni. Allora avviciniamoci anche con le telecamere, avviciniamoci anche noi personalmente per poter vedere anche alcuni figuranti, attori in costume, come dicevo all'inizio di questa diretta, che poi vanno a popolare i vari diciamo così, passaggi importanti di questo percorso. Lei, Don Michele Alla Rocca, dicevamo, è stato consulente di questi passi biblici e quindi si è dovuta costruire una vera e propria sceneggiatura. Sì, una sceneggiatura veramente straordinaria, perché, e di questo ringrazio innanzitutto chi ha messo mano alla penna, perché si intravede in realtà non soltanto l'evento per l'evento, ma anche un significato che va al di là, diciamo, della sceneggiatura in quanto tale, costruita sulla base innanzitutto, e lo ripeto, dalla bellezza ovviamente dei nostri Sassi, che come vedremo anche dalle riprese di sicuro ci proiettano proprio su quei luoghi, no, della Terra Santa, in particolare appunto da Gerusalemme, dove si è consumata poi la tragedia della morte di Cristo con la sua crocifissione. Ma l'elemento ancora più bello è stato proprio questo intreccio che il regista e anche i collaboratori, quando mi hanno, come dire, sottoposto anche la sceneggiatura, ho potuto veramente in maniera sorprendente notare della passione affinché diciamo il messaggio biblico non soltanto rimanesse, ma che evocasse, ecco, qualcosa di ancora più grande. Quindi lo spettatore si sente attore, come lo vedremo adesso, insomma, nei figuranti che magistralmente, straordinariamente sanno rappresentare nella semplicità ma anche nella complessità, perché c'è da dire anche questo, Francesco, un attore sperimenta la difficoltà non con la parola ma con i gesti spesse volte, e questi figuranti che sono davvero straordinari lo sanno, lo rappresentano nella maniera veramente bella. Grazie Don Michele Alla Rocca per questo suo racconto, e quindi sappiamo che per lei il tempo è tiranno in questa giornata particolare che è quella del Venerdì Santo, quindi la lasciamo ai suoi impegni. Grazie Francesco, e consiglio chiaramente a tutti di venire a vedere quest'opera straordinaria.
Iniziamo a spostarci in questo contesto denso di emozioni che è Pasqua Experience, dove pensate è previsto l'utilizzo di mezzi artistici molto differenti, installazioni scenografiche, attori in costume, effetti sonori, l'abbiamo già detto, è meglio ripeterlo, videoproiezioni per un progetto che ripercorre le tappe salienti della celebrazione religiosa creando un itinerario di 11 aree narrative, compresa quella per i bambini con i simboli della Pasqua e il coinvolgimento attivo di parrocchie, associazioni, professionisti, artisti, figuranti e artigiani. Tutto questo per prendere tempo e per incontrare il responsabile commerciale della MEF SRL che organizza questo evento, che è Donato Braia, che intanto saluto e ringrazio. Ben trovato Donato. Grazie, grazie a voi. Ecco, dicevo 11 itinerari su questo percorso emozionale fatto di tante scenografie, di tanti attori. Quanti attori? Allora, noi abbiamo, colgo l'occasione per ringraziare i 40 soggetti coinvolti tra attori e figuranti. Voglio sottolineare che i figuranti sono stati ricercati tutti nel nostro territorio materano e che veramente ci stanno dando un contributo enorme con il loro impegno, perché assolutamente non è facile interpretare con chiaramente la regia con la nostra regia tutte le scene che ci troveremo nel percorso. Abbiamo, come abbiamo detto, diversi quadri con le opere dei grandi artisti che hanno parlato di questo periodo pasquale e noi li reinterpretiamo con loro attraverso una storia narrata molto molto bella. Ecco, ricordiamo anche dal 1 al 10 di aprile, questo è assodato, l'abbiamo detto all'inizio di questa diretta, quali sono gli orari per poter accedere? Gli orari sono tutti i giorni, appunto fino a lunedì di Pasquetta 10 aprile dalle 17.30, con la possibilità di entrare ogni 30 minuti fino alle 22.30. Ci aspettiamo in questi giorni, clima permettendo chiaramente, perché in questi giorni non abbiamo avuto un bel clima, tanta gente, stiamo ricevendo tante chiamate e pertanto siamo felici ed entusiasti di ospitarli nei prossimi giorni. Ecco, si accede da Piazza San Pietro Caveoso, poi si procede per Vico Solitario, sì. E quindi il percorso poi... Poi l'ultima scena si sale una scalinata che ci porta in Vico San Leonardo, dove lì abbiamo l'ultimo quadro, la Pietà di Michelangelo, e dopodiché i nostri visitatori li salutiamo e ritornano alla strada principale. È lungo il percorso, c'è da stancarsi? Il percorso no, molto accessibile, i primi 800 metri sono veramente accessibili per tutti, e ci sono tutte le scene, l'ultima dopo questa scalinata la si raggiunge salendo una trentina di scalini, quindi facilmente accessibile anche quella. Bene, grazie a Donato Braia per averci raccontato un po', insomma, anche gli aspetti logistici, perché è importante anche conoscere questo, certo, per poter accedere e vivere al meglio questa esperienza di Pasqua Experience qui nel contesto dei Rioni Sassi a Matera. Noi nel frattempo in questi giorni abbiamo già girato una cartolina, quindi durante il percorso, facendo vivere appieno quelle che sono le sensazioni che si vivono all'interno di Pasqua Experience, e quindi la mandiamo in onda, ci salutiamo così, questa cartolina emozionale che è stata girata da Francesco Iacovone e Francesco Giase. Grazie. Grazie a voi. Maria siede su una forma rocciosa che rappresenta il Monte Calvario. Tiene tra le braccia il corpo del figlio appena deposto dalla croce. L'aspetto della Vergine è quello di una giovane fanciulla dai lineamenti dolci. Il suo volto esprime un dolore immisurato. La scena si svolge intorno ad una colonna. Cristo è legato. Intorno i suoi aguzzini. I corpi trasmettono uno straordinario senso del movimento. Un movimento rozzo e brutale, quello dei torturatori. Mentre uno lega Gesù alla colonna, l'altro, con il volto nascosto per metà dall'ombra, gli tira i capelli con crudeltà. I movimenti di Cristo, invece, sono fluidi. Ha la schiena piegata da un lato e sembra quasi sul punto di cadere sotto il peso della sofferenza e delle torture. Caravaggio illumina il suo corpo con una luce forte, quasi accecante, che magnifica la sua potenza interiore. Thank you.
abbiate paura. Io sarò con voi ogni giorno, fino alla fine del tempo. Eccoci nuovamente in diretta per raccontare e vivere soprattutto insieme a voi i riti della Settimana Santa in diretta dai comuni della Puglia e della Basilicata. Grazie a Francesco Giusto per il report realizzato da Matera su Pasqua Experience, che peraltro ha guadagnato quest'oggi anche la vetrina del TG1, che ha dedicato un ampio servizio proprio a questa iniziativa. Nel frattempo abbiamo le immagini che continuano ad arrivarci in diretta da alcuni comuni della Puglia, in particolare quelle che vedete qui alla mia sinistra nel nostro grande LED wall sono le immagini della processione dei misteri di Taranto, accompagnate come sempre dalle note di queste marce funebri che il maestro Vitaliano Iannuzzi, che è stato ospite qui nei nostri studi, ha correttamente definito essere, Cristina, la colonna sonora di queste rappresentazioni così suggestive. Sì, Filippo, personalmente posso commentare criticamente che tutto quello a cui stiamo assistendo, tutto quello a cui, che stiamo proponendo ai nostri telespettatori, effettivamente narrano l'identità dei nostri territori. Anche da Matera abbiamo appena visto quanto sia sentita e come sia anche vissuta l'attesa verso la Pasqua, verso la risurrezione, e trovo davvero affascinante i linguaggi che si sono anche evoluti nel corso degli anni, ma con dei capisaldi, come magari può essere la musica, le bande sonore come queste di sottofondo che stiamo vedendo da Taranto. Poi a breve ci collegheremo anche a Grottaglie, dove continua anche lì la processione dei misteri, perché come si diceva è oggi una giornata molto particolare, molto intensa, legata proprio a quella che è l'attesa poi verso la risurrezione che avverrà appunto la domenica di Pasqua. E allora io, se sei d'accordo Cristina, andrei proprio a Taranto da Alessandra Martellotti per sapere che atmosfera c'è, considerando che è andata via la luce naturale e adesso sono calate davvero le tenebre di questa lunga notte tarantina che culminerà domani all'alba con quel fatidico bastone che busserà per 3 volte alla porta appunto della chiesa, che segnerà la fine di questa straordinaria rappresentazione appunto della processione dei misteri. A te Alessandra. Abbiamo raggiunto quasi l'inizio del corteo della processione dei misteri a Taranto su Via d'Aquino. Adesso lentamente stanno avanzando le 8 statue che nei precedenti collegamenti abbiamo visto uscire dalla Chiesa del Carmine. Intanto è passato proprio ora il vescovo, lo vedete, sta raggiungendo la Chiesa del Carmine per effettuare il consueto discorso dal balconcino della chiesa.
è un discorso tanto atteso dai tarantini, perché segna in qualche modo quello che poi sarà tutto l'anno fino ai prossimi riti, quindi una sorta di memoriale il cui contenuto poi dalla comunità non verrà dimenticato. Ricordiamo che nella notte il vescovo ha già espresso la sua preghiera per la comunità di Taranto, alla quale si è detto essere molto affezionato. Il tema di quest'anno è quello del dolore, le sofferenze che appunto accompagnano la città, lo abbiamo sentito anche prima. Ecco, si sofferma un attimo il vescovo per salutare i fedeli presenti alla processione e prosegue il suo cammino verso la chiesa del Carmine. Dicevo, il dolore e le sofferenze della città, il tema anche di quest'anno. Poco fa Don Marco Gerardo, in uno dei suoi momenti di preghiera, ha detto proprio questo, ha invitato la comunità all'unità, ha detto che non c'è un tarantino che non voglia che ci sia unità per la propria comunità, non c'è un ambientalista che non voglia che non ci siano opportunità di lavoro per i propri figli e viceversa, non ci sono operai che naturalmente vogliono che i propri figli crescano nell'inquinamento. Quindi questa divisione è un inganno, aveva detto Don Marco Gerardo, invitando tutti a essere uniti anche nelle battaglie e nelle sofferenze sul piano sociale della città di Taranto, sofferenze note a livello nazionale. Ma queste sono le giornate in cui davvero i tarantini si uniscono e davvero sperimentano una forte comunione all'insegna della tradizione, ma anche del senso più profondo della festa. Io proverei a sentire qualcuno di loro. Chiedo scusa, i riti della Settimana Santa di Taranto che valore hanno per lei? Io sono qua di passaggio. Che impressioni ha? Come le sta sembrando? Abbastanza affollato, mi metto in difficoltà perché... Bene, lei è di Taranto? Sì, siamo di Taranto, sì. Che impressioni ha? È ritornato, immagino, non per la prima volta qui? No, assolutamente, anzi ci veniamo sempre. Qual è un suo ricordo particolare legato ai riti? Beh, diciamo da quando eravamo piccolini, che veniamo sempre, che seguiamo, ed è bello sempre tornarci. Ecco, è bello sempre tornare. Proviamo a sentire anche la voce di un'altra persona. Signora, la interrompo mentre fa la foto per chiederle un parere rispetto ai riti della Settimana Santa di Taranto. Siamo in diretta, ci spieghi quali sono le sue emozioni. Io amo Taranto perché sono nata in provincia di Taranto, vivo a Torino. È bellissima questa festa, sì, certamente sì. Molto bella, sì. Torino racconta di questa tradizione. Se racconto? Io? Ma sì, qualche amico sì. Sì, sì. Sì. Qual è la suggestione in questo Venerdì Santo? Anche guardare questa figura suggestiva dei perdoni, cosa le trasmette? Emozionante, molto emozionante. Mi stavo chiedendo perché sono incappucciati. Mi stavo chiedendo. Molto emozionante. Sì. La ringrazio per il commento. Proseguiamo, vediamo, ci sono anche giovani, non ti allontanare, siamo in diretta. Qual è l'emozione per la partecipazione a questi riti della Settimana Santa di Taranto? Per me partecipare comunque a vedere questa processione è per me una grande emozione, perché io sono molto credente in Gesù, quindi per me comunque provo delle emozioni, cioè io sento molto anche a vedere le statue, rappresentano proprio un'emozione, quindi io a sentire queste, diciamo, a vedere queste statue provo proprio l'emozione che provò Gesù quando ha sofferto, insomma. Ecco, è bellissimo, quindi non è solo la tradizione che ti lega, ma è proprio il significato anche religioso che ti porta a essere qui. Sì, certo, è proprio questo che mi spinge ad avere queste emozioni. Scusate se mi sono un po' confusa con le parole. È chiaro che c'è un'emozione. Ti faccio l'ultima domanda: se potessi fare un augurio anche alla luce di questa tua fede ai tuoi coetanei, quale potrebbe essere un messaggio?
di credere sempre in Gesù, di credere sempre nella fede di Dio, perché Lui è l'unico vero uomo che ci ha veramente donato la vita e ci ha aiutato veramente e ci aiuta sempre nel corso dei nostri giorni, perché Lui non ci ha mai tradito, magari rispetto ad altra gente che ci può sempre tradire durante il corso della nostra vita. Invece Lui è sempre con noi nel nostro cuore e ci aiuta sempre. Ti ringrazio, come ti chiami? Alessandra. Alessandra, come me del resto. Ti ringrazio, è una testimonianza bellissima che ci fa comprendere come davvero i riti della Settimana Santa di Taranto non sono solamente tradizione, ma davvero, ecco, lo avete visto, questa ragazza giovanissima come ha colto il senso profondo anche dal punto di vista più strettamente spirituale e cristiano del rito stesso. Ecco, sentiamo ancora qualche altra voce, ancora giovani, qual è il motivo per cui tu sei presente qui oggi? C'è un po' di vergogna? Prego? Perché lei è qui presente oggi? Beh, come tradizione, come è stato, no? Tardi è una bella cultura. Per me in tutto il mondo è migliore, siamo noi. È nella tolerata di Taranto Vecchio. Bene, quindi c'è anche questo orgoglio da parte dei tarantini che ho provato a raccontarvi. La linea può tornare allo studio. Alessandra Martellotti, c'è una notizia dell'ultima ora che riguarda sempre i temi di cui ci stiamo occupando in questa giornata, perché Papa Francesco non andrà al Colosseo per la Via Crucis. Fa troppo freddo, hanno fatto sapere dalla sala stampa vaticana, e ovviamente per ragioni precauzionali si preferisce evitare al pontefice questo ulteriore sforzo, considerando che solo pochi giorni fa è stato dimesso dall'ospedale, appunto, dove è stato ricoverato alcuni giorni. Cristina, abbiamo un graditissimo ospite, sì, qui in studio, lascio a te il piacere di presentarcelo. Ci ha raggiunto Padre Marco Valletta, responsabile dell'ufficio comunicazione e fundraising dei Frati Minori Puglia e Molise. Benvenuto con noi. Bentrovati e grazie per questa opportunità che ci state dando in questo giorno particolarmente importante, no? Visto che ci troviamo nel cuore del Triduo Santo. Tra l'altro sei arrivato proprio adesso perché sei stato impegnato tutto il pomeriggio. Sì, per noi sono giornate particolarmente impegnative, quindi rispettare gli orari in questi giorni è veramente difficile. Vedo adesso scorrere le immagini della nostra basilica intitolata Maria Regina dei Martiri, dove abbiamo appena concluso la Passione Domini, la Passione del Signore. Ecco, noi stiamo raccontando un po' quello che sta accadendo nelle due regioni, però io vorrei sentire dalla sua voce come un francescano vive proprio questi momenti e poi ovviamente la Pasqua. Bella domanda, come un francescano vive questi momenti? Allora, li viviamo ovviamente con grande impegno perché sono il cuore della vita cristiana, e anche il carico di lavoro è particolarmente impegnativo perché purtroppo i cattolici si riducono sempre all'ultimo momento per accostarsi al sacramento della riconciliazione, quindi sono giorni in cui si confessa anche tanto, oltre all'impegno necessario per organizzare quelle che sono appunto le celebrazioni legate alla Santa Pasqua. Mentre dal punto di vista spirituale cerchiamo di vivere questo tempo come dovrebbero viverlo tutti quanti i bravi cristiani, ovvero cerchiamo di andare a vedere ciò che non va nella nostra vita alla luce del Vangelo, perché non dimentichiamoci che la Quaresima altro non è che un tempo forte nel quale siamo chiamati a rivedere alla luce della parola di Dio e del Vangelo tutti quegli aspetti della nostra vita che non vanno e che ci proietta poi appunto verso la Pasqua. Dalle nostre finestre nelle due regioni, padre, stiamo vedendo, perché appunto abbiamo la restituzione delle immagini, molti giovani che stanno partecipando proprio a queste celebrazioni. Io le chiedo, in che modo oggi è possibile richiamare i giovani alla Chiesa, magari anche l'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione di massa, penso ai social, possono giocare un ruolo fondamentale?
I nuovi mezzi di comunicazione giocano un ruolo molto importante, fra l'altro sono ovviamente alla portata di tutti rispetto ai mezzi di comunicazione intesi dal punto di vista classico. Oggi i new media come Facebook, Instagram, YouTube permettono appunto di contattare i giovani. Ovviamente è necessario dar vita a dei messaggi che siano tarati sul mezzo di comunicazione in questione, quindi messaggi differenziati a seconda dei social che andiamo ad utilizzare, e soprattutto chi li utilizza deve utilizzare un linguaggio, un codice che sia in sintonia col target giovane di riferimento. Io ci tengo, prima di ridarti la linea Filippo, a raccontare di un'iniziativa stupenda che appunto padre Marco porta avanti insieme, insomma, ai fratelli. C'è un mini market proprio all'interno della Basilica che permette a tutte le persone fragili di Molfetta di poter usufruire dei beni. Ora capiremo come, però io vorrei lanciare un appello insieme a lei. Chi ci sta seguendo, gli imprenditori, insomma, che stanno seguendo questa trasmissione, donate, perché davvero, io l'ho visto l'altro giorno, l'ho vissuto insieme ad un collega in prima persona, questo luogo è un luogo magico dove si sente proprio il senso di solidarietà, di volontariato anche, perché ci sono anche tanti cittadini di Molfetta che partecipano proprio all'allestimento di questo mini shop a tutti gli effetti. Quindi chiedo a tutti i nostri telespettatori che ci seguono di donare e in che modo è possibile, quindi poi spieghiamo anche questa iniziativa. A Pasqua offri una spesa ai poveri. A Pasqua offri una spesa ai poveri, è la campagna di fundraising che abbiamo lanciato durante questo tempo pasquale, anche per riscoprire quella che è l'essenza della vita cristiana, perché la fede senza le opere è morta. Il vero cristiano è colui che spende la propria esistenza per servire e non per farsi servire. L'iniziativa del mini shop francescano, che nello specifico è un emporio solidale, è nata proprio durante il primo lockdown, in piena pandemia. Si tratta di un luogo dove le persone bisognose possono fare la spesa nella più assoluta gratuità. Attualmente serviamo circa 35 famiglie per un totale di 100 assistiti. E questi scaffali del mini shop, che adesso stiamo vedendo nelle immagini che stanno scorrendo proprio adesso mentre sto parlando, vengono riforniti attraverso la spesa che i fedeli condividono l'ultima domenica del mese quando vengono a messa in Basilica, attraverso donazioni libere delle aziende che condividono il loro surplus di produzione, attraverso beni che vengono danneggiati durante la movimentazione, che quindi sono destinati alla distruzione, si combattono così anche gli sprechi alimentari, e attraverso questa campagna di fundraising che ci permetterà, attraverso le offerte raggiunte, a rifornire ulteriormente i nostri scaffali. C'era però la particolarità dell'olio che mi aveva molto incuriosita. L'olio, sì, abbiamo ripreso quella che era un'antica tradizione francescana, che è quella della questua dell'olio. Un tempo c'erano i cosiddetti fratelli laici, frati non sacerdoti, che giravano per i frantoi e raccoglievano appunto l'olio per i conventi e per i poveri. Noi da qualche anno abbiamo iniziato a distribuire nei vari oleifici presenti sul territorio dei contenitori, dove coloro che durante la campagna olearia vanno a molire le loro olive possono poi donare anche semplicemente un bicchiere del loro olio. Olio che poi viene appunto condiviso attraverso il nostro emporio solidale, Mini Shop Francescano. Filippo, qualche curiosità? Lui è davvero anche giovane, insomma. Certo, soprattutto mi piace condividere con padre Marco una riflessione proprio sul ruolo dei francescani rispetto ad alcuni luoghi, diciamo così, strategici per la cristianità. Sto pensando alla Terra Santa, dove appunto i francescani hanno la custodia di questo luogo straordinario in coabitazione, anche questa è tutta una storia bellissima da raccontare, con i copti, con gli ortodossi, quindi davvero vivere anche queste dinamiche interne alla Basilica del Santo Sepolcro piuttosto che della Natività di Betlemme è davvero molto affascinante. Penso in questo momento a padre Pizzaballa, penso a padre Ibrahim, che ho il piacere di conoscere da molti anni da vicino, e penso alla tensione che, nonostante il messaggio di Pasqua sia legato proprio al concetto di pace, la tensione che continua ad abitare questi luoghi. Penso agli scontri di pochi giorni fa nella moschea, penso appunto alla continua e mai risolta tensione tra Israele e Palestina.
Certo, dal punto di vista internazionale, quello che stiamo vivendo è un periodo in cui la pace facciamo fatica a vederla, sia appunto in Terra Santa, ma lì la questione certo. appunto non è di certo recente, è anche nella vicina Ucraina, no? Il contesto della guerra che stiamo vivendo, portata avanti da Putin, lascia un po' tutti quanti senza parole e, se vogliamo, sta anche creando delle problematiche a livello internazionale per quanto riguarda il dialogo ecumenico. Ma stiamo vivendo la Settimana Santa, ci stiamo proiettando verso la Santa Pasqua e non dobbiamo dimenticarci che la morte è stata vinta dal Signore una volta per sempre sulla croce. Quindi l'orizzonte che ci attende, a prescindere da quelle che sono le vicende terrene, le miserie che sono sotto gli occhi di tutti durante questo tempo di assenza di pace, sono destinate ad un orizzonte che è tutto quanto di salvezza. Siamo pronti quindi a sentire questo canto del Gloria che torna appunto dopo un'assenza durante il tempo di Quaresima. Finalmente domani ritornerà il canto del Gloria e ritorneranno anche a suonare le campane. La cosa appunto. E speriamo che il suono di queste campane sia il preludio di una prossima pace nel mondo. Ce l'auguriamo davvero, Cristina. Sì, proprio prima parlavamo, padre, proprio di questo, dei suoni, delle marce che caratterizzano un po' quella che è questa giornata. Io vorrei capire quali sono stati, come appunto Francescani, i riti che hanno caratterizzato questa settimana, che poi dalle Palme vi accompagneranno per i prossimi 2 giorni fino a Pasqua. Più che di riti francescani, parliamo di riti ovviamente cristiani, di riti cattolici. Tutto inizia con la Domenica delle Palme, che inizia quella che viene appunto denominata Settimana Santa o Settimana Maggiore, che si conclude con il Sabato Santo. E che vede... È anche un po' una beffa per Gesù, immagino, cioè entra da trionfatore a Gerusalemme, le palme che sventolano, lui è, come dire, in groppa a questo asinello, fa un ingresso trionfale e dopo pochi giorni si ritrova... Infatti dopo pochi giorni si ritrova in croce sul Calvario, infatti entra trionfante a Gerusalemme e all'orizzonte vi è l'orizzonte del Calvario. E questo percorso ci lascia un insegnamento molto interessante, che è quello appunto di come il Signore vive la relazione con gli uomini che lo tradiscono, perché il tradimento appartiene alla storia dell'uomo, non è soltanto una questione degli ultimi giorni. E mentre noi uomini nelle relazioni tradite e ferite facciamo fatica ad esercitare il perdono e la misericordia, il Signore invece ci insegna attraverso la Santa Pasqua che il suo amore è per sempre, a prescindere dalle nostre miserie. Non dimentichiamoci che nel Getsemani, quando riceve il bacio di Giuda, Gesù si rivolge a Giuda chiamandolo amico. Giuda è amico prima del tradimento, durante il tradimento, e per Gesù continua ad essere amico anche dopo il tradimento. E forse era la figura necessaria perché tutto si compisse. È proprio così, è un'esistenza fallita dal punto di vista umano, ma è un'esistenza che conosce l'amore del Padre, la misericordia di Dio. E allora a questo punto io mi ricollegherei nuovamente in diretta con Taranto, perché sta parlando Monsignor Filippo Santoro, rivolgendosi alla Chiesa. Cari amici, il cammino della Chiesa universale, il cammino solidale, sinodale indicato da Papa Francesco, ci invita a compiere consapevolmente il camminare insieme. E questa sera vi trovo riuniti in tantissimi in questo cammino, in questo pellegrinaggio. È la Via Crucis, insieme con Maria. Siamo chiamati a custodire la tunica di Gesù, quella senza cuciture, quella anche che la soldataglia romana ha inteso non stracciare. Non stracciamo il primo frutto della croce, ovvero la Chiesa. La donna e il discepolo sul Calvario iniziano l'era nuova, in cui quelle ultime parole restituiranno il senso al mondo, fino alla consumazione dei giorni, nei cuori docili di una comunità che rimane unita nel cuore del mondo. Esse saranno ben più potenti di quel terremoto che spacca le pietre di Gerusalemme. Sono sempre luce nuova nei cieli bui della storia.
dalla breccia aperta sul costato di Cristo, l'umanità può trovare una sorgente inesauribile, e più andremo verso quei fiumi d'acqua viva, più la rete del regno di Dio, colma di pesci, non si romperà, come accadrà qualche giorno dopo la risurrezione sulle sponde del lago di Tiberiade. Sotto la croce, tutti insieme, mentre il mondo imperversa nello sfidare Dio, bestemmiando contro la vita, profanando l'amore, cercando di distruggere vite innocenti, ascoltiamo le sette parole che come nettare affiorano dalle labbra di Gesù. La prima: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Gesù ci affida al Padre suo. Da Lui non chiede solo il perdono, ma ci giustifica. Giustificandoci non condanna nessuno, ma offre a tutti una possibilità di redenzione. Seconda parola: in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. È la promessa solenne che il Signore fa ad un uomo che ha sbagliato tanto nella vita, ma che si rivolge a Gesù con cuore sincero e pentito. Solennemente il Signore gli garantisce un posto accanto a Lui per sempre ed esaudisce subito la sua richiesta. Terza parola: Dio mio, perché mi hai abbandonato? È il momento in cui l'umanità è fusa con Dio. Sono di Dio ora le preghiere degli abbandonati della terra. Gesù soffre davvero come uomo, muore come ogni uomo. Ora sono sue tutte le domande a cui non troviamo risposta, ma ci insegna ad aggrapparci con tutte le nostre forze a Dio. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Sotto la croce di Gesù non rimarremo mai soli, troveremo una famiglia. Ho sete. Gesù ti chiede qualcosa. Rifiuta l'aceto del soldato, perché ha sete del tuo amore, dell'amore di ciascuno di voi che siete qui presenti, del tuo sì, del sì dei poveri, degli abbandonati con i quali si è identificato. Desidera abbeverarsi alla tua aridità. Solo così egli potrà manifestarsi una sorgente che disseta per sempre. Apri a lui il tuo cuore. Tutto è compiuto. Cosa si è compiuto? Tutto tende alla croce che redime e che salva. Tutto in cima alla croce dove Gesù è inchiodato. Tutto trova compimento. Tutto trova salvezza. Gesù colma la misura dell'amore. Lui ci dona l'amore più grande. Non si può amare più di Lui. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. È la preghiera della sera dell'uomo Gesù, che nel supremo tormento non si dispera, ma si abbandona totalmente al Padre. Il nostro cuore è al sicuro, perché è nelle mani di Dio. In questo momento, mentre passano i misteri, il nostro sguardo incrocia l'amore di Dio. Diciamo il nostro sì e ci abbandoniamo a Lui. Vedete come la bruttezza del Calvario è stata sconfitta dall'amore. Che aspettiamo quindi, fratelli e sorelle, a cambiare vita, a vivere più intensamente la nostra fede, a batterci per la civiltà dell'amore qui a Taranto, nella nostra terra? Venendo in questa bellissima città e in questa chiesa locale 11 anni fa e guardando da questo balcone questo immenso spettacolo di fede che oggi si rinnova, ebbi a dire che trovavo difficile comprendere
che tanta partecipazione, tanta bellezza e unità non si riuscisse a declinare nella nostra società. Quali passi abbiamo fatto? Che cosa è maturato in questa terra lungo questi anni? Non nascondo che mi sarebbe piaciuto vedere risolte le emergenze più gravi, a partire da quella ambientale. Il tempo nuovo indicatoci da Papa Francesco nella Laudato Si. Purtroppo ci sono ancora tanti disoccupati e tanti ancora in cassa integrazione. Non si può ironizzare in modo irrispettoso di chi dovrà vivere di un salario ridotto. Ancora ci sono tanti giovani costretti a emigrare per vedere un futuro degno. Per questo obiettivo la strada maestra è quella che Papa Francesco ci indica dell'ecologia integrale, quella il cui sviluppo è tale solo se si contempla la cura dell'ambiente, la sicurezza, la salute dei lavoratori e dei cittadini. Sono queste le dimensioni dentro le quali dobbiamo rimuovere i nostri passi rinnovati. Ma ho anche visto in mezzo a noi germogliare il bene di una solidarietà sconfinata, con tante persone che avevano bisogno. Vi invito a continuare a vivere la solidarietà, a pregare con me per i poveri, gli ammalati, i migranti, i rifugiati, i giovani che non trovano lavoro. Percorrere la Via Crucis vuol dire farsi un esame di coscienza. E come ho avuto modo di dire nei giorni scorsi, persone di retta coscienza formano una società giusta. E noi anche a partire da questo momento vogliamo essere costruttori di una società e di una comunità sempre più giusta. Non può esservi una società giusta senza individui che vivano onestamente e che nelle proprie scelte personali non decidano di perseguire il bene comune alla luce del Vangelo. Questo mi auguro, che cambino i nostri cuori, si convertano sempre più nel nome di Cristo, e questo cambierà Taranto. Non c'è Stato, non c'è istituzione che possa aprire strade nuove se dal primo a ultimo, a partire da Monsignor Filippo Santoro, l'arcivescovo di Taranto. Padre Marco, il discorso di Monsignor Santoro unisce da un lato, come dire, la rievocazione della storia di quel processo ingiusto di Gesù Cristo con un messaggio di speranza che è strettamente e intimamente connesso proprio con il significato della Pasqua di resurrezione. Ma questo messaggio di speranza, Monsignor Santoro, così come Papa Francesco, lo ha profondamente legato all'umanità, alla quotidianità, all'oggi, alle emergenze irrisolte, ai silenzi assordanti che purtroppo ci sono davanti. In che modo veramente la Pasqua può essere un veicolo di speranza rinnovata? La Pasqua può essere un veicolo di speranza rinnovata nella misura in cui, uno, teniamo a mente che l'orizzonte è un orizzonte segnato appunto dalla salvezza, perché la morte è stata vinta per sempre, nella misura in cui riscopriamo quello che è il vero senso della nostra fede. E il vero senso della nostra fede lo riscopriamo nella misura in cui ci mettiamo realmente in gioco e ci sporchiamo le mani seriamente per il prossimo. Abbiamo tanti aspetti da cui risorgere, soprattutto in questa società che stiamo vivendo. Tanti valori si vanno perdendo, non soltanto quelli di natura cristiana, ma proprio valori fondamentali umani vediamo che vanno sempre di più sfumando. E questi sono tutti quanti aspetti da recuperare, soprattutto quella che è la dimensione della solidarietà e della prossimità. C'è anche un altro concetto importante che più volte Papa Francesco ha rinnovato a gran voce. Non si può delegare ad altri la responsabilità che invece appartiene a ciascuno. Assolutamente. C'è un concetto che dobbiamo sempre tenere bene a mente, che
il cristiano non è colui che si fa servire, ma è colui che si mette a servizio del prossimo, e soprattutto questo servizio lo esercita con amore, perché l'osservanza del servizio senza amore diventa mera osservanza della legge, ci illude di portarci in cielo, ma in realtà ciò che ci conduce realmente in paradiso è la carità. E con questo straordinario messaggio di speranza di padre Marco Valletti, responsabile ufficio comunicazione fundraising dei Frati Minori di Puglia e Molise, grazie per essere venuto di corsa davvero nel nostro studio. Noi concludiamo questa lunghissima diretta. Io lascio a Cristina, come dire, il piacere di ringraziare magari qualcuno che ci ha dato un supporto prezioso, e poi ci congediamo con un contributo. Prima di tutto voglio ringraziare te, Filippo, sei stato un ottimo padrone di casa oggi, ma voglio anche ringraziare tutti i colleghi che hanno lavorato da Ginosa, da Taranto e da Matera. Parlo di Alessandra Martellotti, Rocco Lombardi, Antonella Lo Signore, Francesco Masciandaro, Francesco Giusto, Giuseppe Giannasio. Poi il contributo fondamentale di Dettagli, di Grottagli e Double Peel Communication, che rispettivamente hanno permesso le finestre live da Ruvo e Grottagli. Il nostro racconto ovviamente si è snodato grazie al lavoro di tutta la redazione di TRM, quindi ringraziamo anche la regia oggi su impegnata e tutti i colleghi che dalla Puglia e dalla Basilicata ci hanno restituito dei momenti magici proprio di questi riti della Settimana Santa. Quindi nel salutare i nostri telespettatori, ringraziarli e ricordarli che è tutto visibile sul nostro canale social, vogliamo rivivere insieme a voi dei momenti magici che si sono svolti ad Acerenza nel Potentino, dove domenica scorsa nella giornata delle Palme è andata in scena la settima edizione della rappresentazione Jesus Salvator Mundi. Il contributo è a cura di Canio Scattone, che ringraziamo anche lui per il supporto. Dopo 5 anni di assenza, Acerenza apre i riti della Settimana Santa con la sacra rappresentazione Jesus Salvador Mundi, la storia che ha cambiato la storia. Nel giorno della Domenica delle Palme siamo riusciti a coinvolgere oltre 100 persone, tra figuranti e persone che ci hanno dato una mano, per mettere in scena la vita pubblica di Gesù, a partire dal battesimo a finire fino alla sua passione e morte. Oggi di uno che grida nel deserto! Preparate la via del Signore! La particolarità dell'iniziativa è stata quella di rappresentare non solo gli ultimi momenti della vita di Gesù, ma un po' tutto il suo percorso, a partire dalla presentazione del Battista al battesimo nel Giordano, e i presenti hanno potuto vedere dal vivo anche il miracolo delle nozze di Cana, in cui l'acqua si è trasformata in vino. La novità di quest'anno è stata sicuramente l'inserimento della scena della flagellazione di Gesù. È stata una scena curata nei minimi dettagli dai nostri tecnici, che grazie a un gioco di luci ed ombre è riuscita a incantare e a emozionare tutto il pubblico senza però impressionarlo. Alzatelo, alzatelo! Non è finita! È stato abbastanza difficile quest'anno organizzare questa sacra rappresentazione, anche perché erano 5 anni che non veniva messa in scena una sacra rappresentazione qui ad Acerenza, e non dobbiamo dimenticare il periodo che abbiamo passato, quindi la gente è più abituata a stare in casa e a sentirsi un po' più protetta in casa. Però dopo abbiamo ricevuto tanto affetto e tante adesioni, e quelli che sono stati chiamati per diventare i nostri apostoli hanno comunque trascinato le loro mogli, hanno portato i loro bambini, quindi abbiamo avuto padri di famiglie, mamme, ragazzi, adolescenti, bambini che si sono sentiti coinvolti e sono riusciti a mettere a disposizione il loro tempo, a fare delle prove comunque non leggere per 2 mesi, per portare poi in scena una sacra rappresentazione che ha soddisfatto tutti. Recitare è un qualcosa che tu non fai per te, lo fai per gli altri,
per cercare di suscitare delle emozioni che tu hai dentro, perché le provi in quel momento, e vedere se effettivamente gli altri poi le colgono. E vedere dopo una scena importante, nei presenti, questa emozione è una cosa bellissima. Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. La Cerenza ha risposto come una comunità appisolata, nel senso che si è intiepidita dopo tutti questi anni di silenzio, questi anni di allontanamento forzato. Però poi piano piano siamo stati accolti da ognuno di loro, cioè ogni persona di Cerenza poi ha smesso di essere persona singola ed è diventata comunità. Nel momento in cui abbiamo avuto bisogno abbiamo ricevuto tanto affetto, anche dal punto di vista economico ci siamo appoggiati a degli sponsor del territorio, dei paesi limitrofi, comunque persone che lavorano sul territorio di Cerenza, e abbiamo ricevuto tanto affetto. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. La scena che mi è piaciuto di più interpretare sono state le beatitudini, perché è un momento molto, molto profondo in cui c'è il manifesto della, come dire, della religione di Gesù. E in assoluto però la battuta che mi è piaciuto di più recitare è: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Lasciatemi passare, vi prego. Cos'altro vuoi, Giuda? Ci auguriamo di poter rimettere in scena la sacra rappresentazione già per Pasqua del 2025.